Radio Cigliano. Portala sempre con te. Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere con tanti ospiti sulla radio di quartiere, estesa a tutto il mondo. Buonasera, buonasera, benvenuti sulla radio di quartiere estesa a tutto il mondo. Mamma mia, una definizione peggio di questa, mi hanno detto non la potevi proprio trovare. Però vabbè, è la radio di quartiere estesa a tutto il mondo, Radio Cigliano. Qualcuno l'ha anche battezzata un po' la radio del doppiaggio italiano. Io non assurgo a tanto, però insomma, mi piace che ci sia coinvolgimento. Benvenuti, giovedì sera, giovedì 2 novembre. Oggi è il compleanno di Paola Maiano, glielo voglio fare subito gli auguri. Ciao Paola, ciao anche Paola. Il giorno dei morti. E giusto, perché era il giorno dei morti, non è vero? Siamo qui a Dopo Cena Con, in diretta con Fabrizio Vidale. Ciao, siamo qui per risvegliare i morti. Siamo qua per dare un po' come Michael Jackson, ti ricordi il video di Thriller? Come che no? Era una figata assoluta, no? Un po' tipo i nostri colleghi, tutti un po' così cadenti. Dici, eh? Beh, alcuni sì, dai. Alcuni sì, va bene. E allora, in diretta su Radio Cigliano, bene, grazie di essere qui. Io vi dico subito che dovete fare delle cose. Che cosa dovete fare? Dovete condividere sulla vostra pagina Facebook Liban. Dovete condividere l'Iban. Però il nostro. Dovete mandare dei soldi. Ecco, è il nostro che devono. Spread the Iban. Spread the Iban. E dovete condividere sulla vostra pagina Facebook, se volete, ovviamente, il video che state guardando, perché è l'unica maniera in cui Radio Cigliano si fa un po' di pubblicità. Con la pubblicità spontanea. Esclusivamente con quella. Non vogliamo altro, non vogliamo altri tipi di pubblicità. E poi c'è un WhatsApp. Senti che musichetta che. Ammazza, poi su sta parola WhatsApp. 328 7948 796. Potete farci tante cose stasera. Numero 1, se ve lo memorizzate sul vostro telefonino, andate in WhatsApp e trovate WhatsApp. Ci trovate, trovate Radio Cigliano. A quel punto potete mandarci il vostro controselfie. Cos'è il controselfie? Una vostra foto, perché a noi ci piace documentare che voi avete una faccia. Noi la faccia ce la mettiamo, mettetecela pure voi. Un'altra cosa che potete fare, a un certo punto noi faremo una foto, il selfie di giornata, lo chiamo. Si sa come la faremo questa foto, quindi rimanete con noi, che noi diciamo sempre forse sarebbe meglio farla a inizio serata, invece la famo dopo, la quando facciamo siamo alla sfranti fine. Quando siamo arrivati alla fine, quando siamo devastati. Selfie di giornata che vi manderò esclusivamente su WhatsApp 328 7948 796. E poi c'è il contest, l'avete imparato ad apprezzare, mi hanno detto, mi avete detto molti che piace. E quindi che cos'è il contest? Fabrizio a un certo punto tra un'oretta leggerà un suo doppiaggio, un pezzo, un, estratto dal tuo doppiaggio. Ancora un tratto, tutto d'un tratto. Lo leggerà in maniera neutra e voi dovete indovinare che di che film si tratta. Solo su WhatsApp la risposta, però 328 7948 796, chi mi manda la risposta su WhatsApp avrà in omaggio una foto autografata di Fabrizio nudo. No? Ne coglioni. Ah no, quale hai preso? Perché io ci ho messo davanti una cosa a coprire, cioè, capito? Ci ho messo un panno, un una panno cosa. Morbido. E vabbè, questi sono i vostri compiti, condividete sulla vostra pagina Facebook. Fabrizio, come stai? Benissimo, tu grazie per avermi invitato. Ma grazie a te di essere venuto. So anni che ce lo diciamo. È vero, ce lo diciamo dalla vita, è vero. Poi non si era mai trovata l'occasione, non c'era mai stato il mood. E abbiamo scelto il 2 di novembre con aprile, giugno e settembre. È una figata, non è male, sì. Abbiamo voluto rendervi un po' più così allegra, perché poi stasera mi sa che veramente io e lui insieme siamo dinamite. Cobra 11. Porca miseria, chi ha visto Cobra 11 veramente, quante stagioni hai fatto di Cobra 11? Io con te ne ho fatte tre. Tre, è vero. Sì. Facevi quello segaligno? Beh sì. Era un po' segaligno. Beh, sono questi bellocci che non valgono nulla. Sempre però con la giacca, molto sì, elegante. Molto carino, ma insomma sapevate poco. Sapevate poco, sì. Non come noi. No, come noi è impossibile. E quindi restate con noi perché ne vedrete delle belle. Giorno di lavoro, ma anche giorno di radio. E tu non sei nuovo alla radio? No, non sono nuovo alla radio, perché anch'io collaboro da tanti anni con una radio. Posso dire il nome? Devi. Virgin Radio dal 2011, piacevolmente, quindi ho fatto vari programmi. Quello che sto facendo ultimamente, in questi ultimi due anni, è Virgin Motel. E quindi anch'io, sì, mi diletto.
Dal dal domenica al giovedì. Tanto per non fate mancare un microfono in nessuna scherzi, occasione. Il microfono noi giriamo proprio così. Ce l'abbiamo così, davanti. In macchina. Che sta a fare davanti? Mi scusi, con la cuffia. Scusi, volevo dirle. Scusi, mi può dare un'informazione per andare al Pantheon? Viene Ippocrate. Grande. E quindi bella cosa. La radio com'è, Fabrizio? La radio è bella perché la radio è sempre magia, no? Adesso perché con queste web abbiamo la possibilità di vederci, ma insomma è sempre stato il sogno, no? La fantasia. Sì, è vero. Pensa, io ero piccolo, adesso per parlare non c'entra niente con la radio, ma mi è venuto in mente perché il suono della voce, il timbro, no? La dolcezza. Per tanti anni, quando ero bambino, io uscivo da scuola, prendevo un taxi e andavo al lavoro, perché ho cominciato quando ero molto molto piccolo, a 3 anni e mezzo. E spero che non tu pagassi te da solo. No, nel senso, c'era qualcuno. Mia mamma mi lasciava perfetto, i soldi la mattina, o comunque c'era mia nonna che me li portava. Non c'erano le carte, gli NAP, non c'era niente. Avevo circa 6-7 anni e regolarmente avevamo questo abbonamento al 3570, che tuttora è un radiotaxi di Roma, e mi venivano a prendere a una certa ora e mi portavano dove dovevo andare. E dato che l'orario era sempre lo stesso, c'era una signorina che sono quelle che andava Piazza della Mezza, non c'è numero, Viale Media, già Re di Roma 64. Sai, questi che fanno, sì, quello, il radiotaxi classico. E c'era questa ragazza con questa voce così carina, dolce, bella, squillante, pulita. E allora, sai, qualche tassista carino mi ci faceva parlare con la radio. Ciao, sai, ho conosciuta Loredana, però tutto via radio, no? Via radiotaxi, poi manco via radio, via radiotaxi. Questa Loredana per tantissimo tempo. A un certo punto, un giorno mi manda una foto, o la incontro. Ah no, sono andato al radio taxi e al loro centro. Alla loro sede. Alla loro sede, perché io tutti i giorni andavo col taxi al lavoro. Certo. E quindi vado alla loro sede e mi presentano sta Loredana. La voce era bella. La voce era bella. La voce era bella. Questo per dire, ritornando al discorso della radio, che la radio ti fa sognare, tu non sai mai, no? Poi adesso sì, è più semplice con le foto, con internet, però insomma tanti anni fa non si sapeva, non proprio si sapeva il nostro fosse volto era completamente nascosto, sì, assolutamente, quindi sì, ti innamoravi di persone che poi magari appena vedevi la foto diceva Madonna santa. E secondo te è un bene che ci sia un po' di pubblicità, cioè che ci si possa associare a noi anche alla nostra faccia oltre che alla faccia di chi doppiamo, per esempio? A volte no, se è come le foto che abbiamo fatto io e te per Brokeback Mountain. Oddio, forse oddio, che cosa direi mi hai di no. Che cosa mi hai ricordato? Che cosa mi hai ricordato? Beh, quindi insomma, in quel caso specifico ce la potevamo, come si dice a Roma, risparmiare. Ecco, insomma, anche perché abbiamo fatto 300 scatti, tutta una giornata hanno messo quello un po' più sfigato del mondo. Era orrendo. Era veramente, era veramente orrendo. E però insomma, al di là di ciò, sì, no, sono contento che in questi ultimi anni si sia data più visibilità al nostro lavoro. Ecco, parlavamo prima per esempio dell'articolo uscito sulla Repubblica qualche giorno fa con dei dati di ascolto per quanto riguarda la percentuale delle persone che seguono il doppiaggio, cioè che ascoltano e che seguono i film e le serie in lingua italiana. Ora che è possibile cambiare con un tasto e appunto, andare a vedere tranquillamente. Sia con Sky che per Netflix e per Amazon è possibile cambiare con un tasto, eppure l'84% degli italiani segue in lingua italiana le serie straniere, e film. A noi ci fa piacere. E a noi questo ci fa piacere, ci fa molto piacere, quindi ci dà anche una grande responsabilità, perché dobbiamo cercare sempre di fare molto bene il nostro lavoro. Eh sì. Io voglio salutare intanto le tante persone che sono collegate in questo momento. Francesco, Roberto, c'è anche Luke, Marco, Chiara che ti saluta, eccoci. Ciao Chiara. Michael Prop. Ah Chiara, posso dire una cosa su Chiara? Devi. Allora, intanto Chiara ti saluto e ti do un bacio. Chiara è una mia fan da tantissimi anni. Racconto un aneddoto. Molti molti anni fa aprì un centro commerciale molto grande qui a Roma, uno dei primi, e aprirono anche Fnac. Non sì, so se come no, ricordi, che poi Fnac l'hanno chiuso. Poi è stato chiuso. Una catena francese. Bravissima, francese. Anche molto bella, molto fornita. Sì. Io un giorno andai da Fnac, non mi ricordo se stavo da solo, sì, forse stavo da solo con mia moglie, non me lo ricordo. Cioè tutto, giravo per i computer e sai quando tu giri e comunque guardi anche in giro e vedo una persona che ti fissa da lontano, ti tira l'occhio addosso. Perché un po' in imbarazzo facevo finta di che bello questo iPad, ma vedo una persona che mi seguiva con lo sguardo, ma in maniera molto intensa. A un certo punto poi vado da un'altra parte, tornando indietro questa persona mi si avvicina, mi ferma e mi fa: ma lei è Fabrizio Vidale? Dico sì.
Io sono Chiara, sono una sua grandissima fan. Mai vista fino ad allora. Mai vista fino ad allora. E da quel momento siamo diventati amici. Siamo amici su Facebook, ci siamo incontrate in varie occasioni. E quindi le do un bacio, perché ha fatto, fra le altre cose, tantissimi video su YouTube per i miei vari compleanni. Negli anni ha fatto dei montaggi con delle musiche, carino, molto carina, molto veramente carino. Una persona deliziosa. E allora Chiara, ciao, benvenuta, Chiara, sulla Radio di Quartiere, estesa a tutto il mondo, Radio Cigliano, e continua a seguirci, perché stasera abbiamo appena cominciato, dobbiamo ancora rompere il ghiaccio. C'è Luke che ci ricorda Jan Richter e Semir Gherkan. Hai capito? Lo sanno, lo sanno tutto. Tu come sei? Tu come vai con la memoria? Tu ti ricordi le cose che hai fatto, Fabri? Non tutte. Ogni tanto mi... Te perdi qualcosa? Sì, ogni tanto qualcuno dice: ma lei ha fatto quella cosa, quel film con... quella parte importantissima, sì, sì. Oppure quando ci arrivano, no, i resoconti delle maglie, delle cose, dei nomi che tu dici: oddio, ma io, ma quando l'ho fatta sta cosa? Ma se saranno sbagliati? Ma insomma, no. Invece poi vai a vedere, in realtà è così. Però tantissime cose non le ricordo. Però è anche vero che ne abbiamo fatte, e il prossimo anno a gennaio sono 44 anni che io faccio doppiaggio. Come i gatti. Come 44 gatti. Anni che faccio doppiaggio tutto di seguito. Io poi devo dire una cosa, ma prima mi è apparso un messaggio qui e voglio essere sollecito. Siamo in diretta anche su Voci FM, il portale delle voci, che se avete bisogno per esempio di uno speaker al volo è pronto. Certo, una volta uscito dalla tana si accoppia. Beh, dovete fare una cosa del genere. Su Voci FM lo trovate, ci sono tanti colleghi che si sono iscritti lì e che potete, c'è un catalogo di voci, ma questa sera siamo in diretta anche su Voci FM, partner di Radio Cigliano. Ottimo. Io devo dire una cosa, uno dei primissimi turni che io ho fatto, c'è stavi te, perché stavi facendo Remy, ma non Remy il cartone animato, stavi facendo Remy a film, te lo ricordi? Che erano degli sceneggiati, sì, di Remy, da puntate, e con Marco Leto direttore. Pensa un po'. Te ricordi? Sì, io me lo ricordo bene. Me lo ricordo anch'io. Ecco. E stavamo alla Fono Roma, la vecchia Fono Roma. Ma è ancora vivo Marco Leto? Io non lo so. Può essere. Ciao Marco, se ci ascolti ovunque tu sia. E tu eri all'Egio mentre io stavo dietro e facevo quello che si faceva all'inizio, che adesso è un po' più difficile farlo, cioè mettersi in fondo e guardare per rubare il mestiere. Certo. È importante rubare il mestiere nel doppiaggio? Io penso di sì, però è importante anche avere molta serietà in quello che si fa. Sì. Perché oggi come oggi stiamo vedendo tantissimi ragazzi che dopo un corso di 2 o 3 mesi, che è nulla, pretendono di entrare in una sala, di farsi ascoltare e di cominciare a lavorare. E quello che hai detto è molto importante, perché ci sono degli esempi importanti nel nostro lavoro di persone con grande dedizione, che sono stati anni seduti vicino a un direttore in silenzio, zitti, dalla mattina alla sera ad ascoltare. Non ho capito? Senza dire una parola. E possiamo fare i nomi di Gianfranco Miranda, di Ezio Conenna, cioè persone che comunque in qualche maniera venivano anche da fuori Roma. Alla mattina alle 9 erano presenti, si sedevano, erano in silenzio e se ne andavano la sera alle 7:30 ringraziando e andando via, ascoltando. Sì. Invece questi ragazzi non hanno più questa dedizione, non hanno questa pazienza, vogliono immediatamente diventare parte. Sai perché anche? Perché poi anticamente un po' tutti, noi abbiamo cominciato da ragazzini, quindi abbiamo un percorso un po' diverso ovviamente, ma chi cominciava all'epoca, cominciava perché era attore teatrale, certo, si fermava magari qualche mese, non aveva la scrittura, certo, e veniva a fare doppiaggio, certo, quindi portava la sua esperienza teatrale all'interno del doppiaggio. Adesso invece molta gente decide di fare il doppiaggio da zero, parte dicendo proprio: voglio fare il doppiatore. Ma l'errore è proprio quello, nel senso che il doppiaggio è una piccola parte del mestiere dell'attore. Addirittura i vecchi attori imparavano la tecnica del doppiaggio per potersi doppiare. Sì, infatti. Non per fare i doppiatori. E quanti ne abbiamo visti che non erano capaci? Che non erano capaci, li doppiavamo noi. Sì, tantissimi. Insomma, Pino Locchi doppiava Giuliano Gemma. Sì, quante volte l'ha doppiato? E c'è stava da Terence Hill, la doppiava Pino Locchi. Glauco che doppiava Bud Spencer. Ah, voglia. Voglio dire, la Ornella Muti. Ce ne stanno tantissimi di attrici e attori degli anni 70 che venivano doppiati. Il punto è quello che ogni tanto si avvicina qualcuno e mi chiede: ma che cosa devo fare per diventare doppiatore? Ma tu non devi diventare doppiatore, tu devi diventare un attore, sì, tu devi diventare un'attrice. E poi vedere se riesci a specializzarti nel doppiaggio, appunto, perché non è detto. È una tecnica a parte il doppiaggio, però partire dicendo io voglio fare il doppiatore
è un po' frutto di tutto questo battage pubblicitario che vediamo in giro. Anche tu vuoi diventare doppiatore? Sì. Vieni qua, clicca minuti, qui. Sì. No, il clicca qui è tremendo. Clicca qui è tremendo, veramente. Dopo il mazzo che ci siamo fatti noi da ragazzini con la gente che ci trattava da adulti, perché no? Succedeva, cioè non si fumava in sala. Sì, vabbè, ma quello è successo fino a pochissimi anni appunto, fa. Cioè, noi disastro. Ci siamo respirati altro che... ma non solo le ciminiere, ma anche altro che l'Ilva, come ci hanno dice. Anche trattati male come i no? grandi. Ci trattavano da loro pari, da adulti. Dice, tu devi fare un prodotto, lo devi fare bene, e se non lo facevi te la tiravano fuori, non dico a scapaccioni, a qualcuno sì. Qualcuno sì. Beh, però... c'erano anche persone che insomma si facevano anche rispettare all'epoca. Ma tu pensa a un Panicali oggi, uno che entra pronto, buongiorno, questo stavo dicendo. Turno, capito? Vorrei essere una mosca e vedere un Panicali, un Mario Colli, che ne so, una Grazia Cappabianca che faceva l'assistente al doppiaggio, che era un sergente. T'ha smontato anche a te la spalla, sì, vero? Sì. Io ho dovuto fare l'operazione a 8 vertebre. Ci dava l'attacco in questa maniera, ci dava così. Però non era. Noi però eravamo bastardi. Perché noi facemmo con Grazia Cappabianca, con la direzione di Tuminelli, di Sandro Tuminelli, facemmo le simpatiche canaglie. Ed eravamo tutti insieme ai turni, perché non è come adesso che siamo ognuno in colonna separata, è difficile che ci si incontri. Sì. Eravamo, che ne so, 5-6 ragazzini, tutti insieme al leggio. Pensa che caciara. Posso anche comprendere. Se fossi adesso tu il direttore, te metteresti le mani nei capelli. Sì, no, non ci andrei. Lascerei stare. Grazie, cambio lavoro. Fatelo fare un altro. Cambio lavoro. Però mi ricordo che sti bambini, che eravamo noi, arrivavano dopo la scuola, quindi c'era anche la voglia di giocare. Ci si guardava e ci si cominciava a ridere, perché è un bambino, no? In mezzo a altri bambini. La qualunque. Ecco. E a un certo punto mi ricordo che lei dava gli attacchi sulla spalla e qualcuno gli rottava in faccia. E questa signora, poveraccia, rimaneva di stucco, sì, e ci cacciava fuori. Signora di un certo anche come rango, certo, assolutamente. La mamma era una, adesso non mi ricordo il nome, ma era una grande attrice, un'importante attrice di teatro, la mamma di Grazia Cappabianca. E quindi, per dire, erano tutte lavorazioni fatte, che ne so, i Jackson 5, che era una serie di cartoni animati che parlava dei fratelli Jackson, e eravamo cinque ragazzini. Io, Fabio Boccanera, Riccardo Rossi, Fabrizio Manfredi, Marco Baroni, e facevamo sti fratelli all'Eggio tutti i giorni. Puoi capire, che puoi pensare cosa ci potesse uscire da noi. Facevamo la pallina per giocare a pallone, giocava nei corridoi della vecchia International. Come no? Arrivavi sudato, distrutto quando toccava. E poi dovevi fare l'anello. Certo. Sei un po' sbociato, sì, per forza. Vabbè, era bello. Oggi però si fa tutto in colonne separate. Questo gusto, secondo me, l'abbiamo perso. Sì, l'abbiamo perso. È vero che abbiamo un po' velocizzato le cose, perché chiaramente una colonna separata, quando sei da solo, c'è a volte la possibilità di andare più veloci rispetto a essere in tre o in due. Però è anche vero che è un prodotto che, secondo me, non viene come dovrebbe venire, o almeno la maggior parte delle volte. Poi ormai siamo tutti tarati, e quindi va bene, riusciamo a fare. È cambiato il lavoro. Tu ne hai visti tanti di cambiamenti del lavoro, sì, Fabrizio. Sì, ne hai visti veramente tanti, dall'anello di pellicola al Virgin Loop, tecnicamente, no? Ma anche proprio come direttori di doppiaggio, come persone che ti dirigono, che ti dicono. La qualità delle persone, la qualità, il valore delle persone. Esattamente, sì. La preparazione tecnica delle persone e anche scolastica delle persone. Come no? Assolutamente sì. Persone che avevano una preparazione incredibile. Perché? Perché erano attori, erano sceneggiatori. Ecco, Renato Izzo, io mi ricordo che quando doppiai il mio primo film con Renato avevo 16 anni, e per me era un mito. Certo. Perché lui poi era uscito dalla CDC e aveva aperto questa società insieme a qualcun altro, il gruppo 30, e mi ricordo che io doppiai questo film e lui a un certo punto dice: ma signor Vidale, perché non entra nel nostro gruppo? Grande! Per me, sai, una richiesta del genere, adesso se me la facesse un altro non la vivrei con la stessa emozione, con la stessa... Tu ti emozioni, ti emozioni all'Eggio? Sì. È una cosa fondamentale, sì, vero? Per me è fondamentale, perché non riesco... È vero che è una finzione, ma non riuscirei io ad accettare quello che faccio se non mi emozionassi. Sì. Ed è sempre rimasta una costante questa, sempre, da ragazzino. Sempre, a parte le pallette. Da ragazzino non ne ero consapevole, quindi oggi ne sono consapevole, ma credo che sia un punto fondamentale
che ruota intorno al nostro lavoro. È necessario proprio. È necessario, me, sì, sia nella parte comica che nella parte drammatica, è inevitabile. Qui dicono tanti mitico, possiamo partire con le domande, siamo molto indietro, assolutamente sì. Dolce Remy, Dolce Remy, 78. Quella è stata una delle prime cose? No, allora, la prima cosa che io feci fu a 3 anni e mezzo e fu Robin Hood dei Compagni della Foresta. Come no, ma sai che me lo ricordo? E facevo il conigliettino piccolo codicillo. Con le battute dette e ripetute. A memoria, ma memoria, ti racconto come successe, se abbiamo un attimo. Tutto quello che vuoi, sei tu il mattatore della serata, io sono un maggiordomo. Allora, io accompagnai mia mamma alla vecchia Fonoroma, che è uno studio che abbiamo qui a Roma e che tanti di voi magari non hanno conosciuto. Stava in piazzale Flaminio. E passarci davanti Flaminio è sempre un'emozione. È sempre una grande emozione, sì. Sì. E quindi accompagnai mia mamma, che anche lei ha fatto per tanti anni questo lavoro, l'accompagnai a un turno di doppiaggio. Lei all'epoca credo facesse parte della SAS, che era un'altra società di doppiaggio. E, perché all'epoca principalmente si lavorava, lavoravano gli interni nelle società di doppiaggio, insomma, sì, lavoravano principalmente le cooperative. E mi lasciò al bar, perché c'era questo grandissimo bar ristorante al primo piano della Fonoroma. E io aspettavo che mia madre finisse, c'era la signora del bar che mi dava un'occhiata, io stavo seduto al tavolo e arrivò Pino Colizzi, grande attore, grande direttore, papà di Chiara, grande amico di mia mamma, e a un certo punto mi vide lì, io lo conoscevo chiaramente, mi disse: che fai qua? Io aspetto mamma, ma io ero piccolino, avevo 3 anni e mezzo, vieni con me, mi prende in braccio e mi porta in sala e stavano cercando la voce. Lontano da tua madre, quindi mia tua madre non lo sapeva niente. In quel momento non lo sapeva. Lo sapeva, tant'è vero che poi uscì, non mi trovò e si preoccupò. Poi la signora gli disse: sta con Pino. E Pino mi portò in sala, c'era Panicali, che era il direttore di doppiaggio, e stavano facendo dei provini, cercavano un bambino che avesse la verità, perché all'epoca, quando noi eravamo piccoli, i bambini li facevano le ragazze più grandi, sì, infatti, principalmente, che ne so, 18 anni, 20 anni, per comodità. Non sì, so se anche per permessi, non te lo so dire questo, perché non mi ricordo se all'epoca c'era bisogno di permessi speciali per i bambini minorenni, non me lo ricordo. Per la Rai sicuramente, per il doppiaggio non lo so, non me lo ricordo. E quindi Pino mi portò lì e mi disse: senti, allora io ti dico una battuta, quando ti do il via la ripeti? E abbiamo fatto un po' di volte, e a un certo punto Panicali volle che io facessi questo personaggio, quando ancora i direttori avevano il peso per decidere, certo, il peso vero per decidere. E quindi mia mamma arrivò e disse: ma guarda che Fabrizio deve fare questo lavoro. Ma che siete pazzi? non voleva. E invece poi da lì è partito tutto. Poi abbiamo fatto appunto a 5-6 anni Le Simpatiche Canaglie. Poi c'è stato Remy nel 78. Poi dall'80 in poi è partita la lunga serie di Holly e Benji. come dimenticarlo. Fino al 2003. L'ultima serie è stata fatta nel 2003. Così tanto? L'ultima serie è stata fatta nel 2003. Ma e fra le altre cose... la serie iniziava con un flashback di 5 puntate dove loro avevano 8 anni. E la responsabile, che era Ludovica Buonanome, disse: no, lo dovete fare voi. E quindi avete dovuto fare. Forza, passa la palla! No, dai, non farlo, Benji! Le prime 5 puntate con Massimiliano Manfredi che si stridolava le ginocchia. E quindi, insomma, però è stato divertente. Quindi ricordano grande Bilbo, ovviamente, grande Remy, e tua mamma, grande Margot. Mia mamma è stata tua la prima Margot, sì, insieme a Roberto del Giudice, grande amico di mia mamma, fecero l'Accademia insieme. E doppiarono tante serie di Lupin, insieme a Enzo Consoli che faceva Zenigata, come no, e Massimo, certo, Rossi che faceva Jigen. Il più bel doppiaggio secondo me di quella serie. Bello sì, veramente. Devo dire che quando lo vedo ogni tanto mi capita di vedere random delle puntate vecchie. Bello, belle sarà emozioni. Perché siamo affezionati, no? Anche sì, a quelle persone che siamo magari affezionati, adesso però era un bel doppiaggio, era proprio fatto bene. Sì. Tra l'altro non era un doppiaggio ricco, era un doppiaggio... Si consideravano all'epoca molta serie B i cartoni animati. Sì, era veramente molta serie soprattutto B, quelli giapponesi. Sì. Però invece quello è diventato un cult subito, immediatamente. Sì, ha avuto un successo incredibile immediatamente. Luigi chiede: cosa hai doppiato di recente? Beh, di recente sto facendo... Se puoi dirlo, perché noi abbiamo la privacy, siamo blindati, possiamo dire cose in casino. Guarda, di sicuro posso dire che sto doppiando la serie nuova di NCIS. Ah, vabbè. Ecco, quello lo possiamo dire. Tanti anni pure quella. E questa è la 15ª stagione, sono 15 anni.
15 ci invecchiamo anni. Ci invecchiamo, sì, sì, noi e loro, assolutamente. Poi sto doppiando un film che uscirà, il nuovo film di Jack Black insieme a The Rock, che uscirà a gennaio, che è il rifacimento di rifacimento tratto dal vecchio Jumanji, quello con Robin Williams. E poi che altro sto facendo? Sai che c'ho il vuoto totale. Sì, perché poi noi veramente è necessario per te uscire dalla sala e un po' rimuovere. Ma credo che venga naturalmente. Sì, non anche perché usciamo dalla sala, facciamo, sì, fai Bilbo, dopodiché sì, entri e fai un cattivo, sì, oppure fai, facciamo tanti posso ruoli. Dire una cosa bella che mi fa piacere. Ho cominciato la nuova serie dei DuckTales. Bella! Perché ho vinto il provino su Zio Paperone. Che figata. E mi fa molto piacere perché... E come lo fai? Beh, con la mia voce un po' più così, ma forza ragazzi, dobbiamo tornare. È ghiotta l'occasione, non potevo farmela scappare. E dato che lo faceva Gigi Angelillo, sì, che è mancato poco tempo fa ed era anche un caro amico, mi ha fatto molto piacere vincere questo provino. E sei un caro amico anche di tante persone in chat. C'è Giovanni che dice: grandissimo Fabrizio, hai sempre una voce stupenda, siamo cresciuti con te dai tempi di Holly e Benji fino ai mille personaggi di oggi, grazie per la compagnia e per le tante avventure. Ma grazie a te, grazie a voi, noi ci mettiamo tutto il nostro amore, almeno sono sicuro che io e Alessio ci mettiamo tutto il nostro, parliamo dei presenti perché sì, poi però ne conosciamo tante di persone che ancora ci mettono tanto amore credono, in questo che lavoro, che ci credono in questo lavoro, che sì, lo sanno che lo è fanno un bel con lavoro, piacere, con divertimento, con gioia. Signor Vidale, ti dice Lorenzo, da dove chiami? Attenzione, che ricordo ha del doppiaggio di Matrix? È fatto con Pino Colizzi. Ho un ricordo fatto con Pino Colizzi. Che bel film quello, sì, veramente, sì, bello, sì, bellissimo. Quello è un film che me lo sono visto, sono e all'epoca il giorno dopo. Era avanti, era molto avanti, percorreva i tempi, perché oggi parliamo di fisica quantistica, di mente, sì, ma all'epoca si parla di quanti anni fa? Era il 99. Quindi voglio dire, parliamo di 15-16 anni fa, quasi 20. Precursore, sì, quasi 20. Sì, quindi veramente un film. E c'è tanto lì dentro, perché io me lo sono rivisto qualche tempo fa con una coscienza diversa, chiaramente, cioè una coscienza ormai smaliziata, sì, un po' ai giorni moderna, nostri, sì, sì, con le nuove tecnologie, con le nuove cose che hanno trovato, insomma, con i libri che sono usciti al riguardo. Devo dire che c'è tanto lì dentro, tanto, un film, sì, è vero, film importante. È bello, sì, bellissimo film. Sì. Bel ricordo, un bellissimo ricordo con Luca che doppiava lui. Insieme Luca quello si è fatto, Sì, sì, quello ancora fatto insieme. Si è fatto insieme. Sì, 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 quello lo facciamo insieme, assolutamente sì. Senti, la tua voce si è evoluta, dice Andrea, sempre di più con gli anni, e ti sciorina un sacco di nomi: Holly, Pimpi, Speedy Gonzales, Re Candito e Bilbo Baggins. Sì, hai fatto un bel sunto. Un bel sunto. In mezzo, vero, diciamo che c'è anche tutta un'altra serie di cose che mi hanno permesso di evolverla, ma diciamo di sì. Allora, grazie. Puntuale anche stasera. Qui sono dagli Appennini alle Ande. Ah, come no, Remy, Marco. E ovviamente devo premere il ammazza. Il top player Holly da conclamato scassa bip degli ospiti di Radio Ciliana, avrei due domande da farti. Che sensazione ti ha dato ridoppiare Speedy Gonzales, che aveva doppiato tuo padre? E per restare in tema, visto che tra qualche giorno sono 10 anni che è venuto a mancare Roberto Del Giudice, qual è il tuo ricordo di questo grande doppiatore? Beh, ricordo di grandissimo affetto perché, ripeto, Roberto ha fatto l'Accademia d'Arte Drammatica insieme a mia mamma, quindi io sono nato... È sempre visto, sempre frequentato. È sempre stato parte di me, e fra le altre cose qualche giorno fa Cinzia De Carolis mi ha inviato un'intervista, non so se tu l'hai vista. Poi no, non l'ho vista, vedere. Sta su Facebook? Sta su YouTube. Su YouTube. È un'intervista che ci fecero nell'83... Elisabetta Gardini ci fece un'intervista e c'era Roberto Del Giudice, c'era Cinzia, c'era Rossella Cervo e c'ero io. Però la foto l'ho vista, mi sa. C'era una foto forse anche di quel periodo là in cui c'eri tu, tratta da Un Sorriso e Canzoni. Ah, una può cosa... essere, ma quello forse per Remy, era un forse po' prima. Era Remy, era prima. Sì, perché fecero tutti i vari articoli per Remy. E Roberto quindi è sempre stato una persona di famiglia e fino all'ultimo ho lavorato con lui, perché facemmo una serie in Rai con lui direttore. E mentre lui la stava facendo se ne andò, quindi poi gli ultimi episodi venne poi sostituito, e quindi
Devo dire che ho avuto la fortuna di lavorare con lui fino all'ultimo. Tanto tempo, grande persona, veramente sì, grandissima persona. Sì, una persona dolce, carina, professionale. Molto, io l'ho già molto detto carina. Quando è arrivata Ilaria, io ho avuto la possibilità di lavorare una sola volta con tuo padre nello stabilimento quello sotto a come si chiama? Vicino a Lungotevere, là sotto. Ah, a Belle Arti. A Belle Arti, come no? Bravo. E mi ricordo che entrai e io ero devastato. Cioè, dall'idea che stavo andando a lavorare con tuo padre, veramente era una cosa tremenda. Tu che ricordo hai di papà? Guarda, io ho un ricordo bellissimo, ma un ricordo bellissimo soprattutto perché l'ultima serie di Paperino, lui la doppiò con il gruppo 30. Sì. E io stavo in sala con lui e... io lo guardavo perché lui era incredibile. Era incredibile. Veramente. Lui non faceva un passaggio sonoro, poi si metteva là e... tutta una cosa. Anelli uniti, era una forza della natura. Ho visto doppiargli episodi interi dove faceva la nonna Silvestro. Tutti, faceva tutti, faceva tutti. Ma non in colonna separata. Insieme. Insieme. Sì. Cambiando la voce al in momento. Un decimo sì. di secondo. Sì. Incredibile, e questa è stata una persona che aveva una grande dote, un grande talento e devo dire che l'ha passato anche a noi figli. Eh sì, e quindi salutiamo anche mia sorella Ilaria che sicuramente ci starà guardando, gli diamo un abbraccio. Grande. E domani sarebbe il compleanno di mia sorella Laura e quindi che le diamo assolutamente un bacio baciare comunque. Da qua tutti quanti perché è un che abbraccio sicuramente è collegata con noi. Assolutamente, ma si sta a fare un sacco di risate. Ah, beh. Quello sicuro. Ce le siamo fatte sempre in vita e non. Senti un po', ti ricordi di Slappy, il pupazzo parlante dei piccoli brividi? Come no? Sì. Piccoli brividi è il film che abbiamo fatto l'altro anno, due anni fa, con del tratto dai racconti di Stein. Con Jack Black, sì, come no, mi ricordo. Tra l'altro, Fabrizio, veramente io quando mi dite qualche cosa, anche qua mi ricordo veramente un quarto di quello che sì. leggo qua scritto. Tu hai una bella memoria. Ti ricordi? C'è una bella memoria, devo dire questa. Perché... Vabbè, siamo giovani, dai. Sì, adesso, giovanissimi, non ci assolutamente. Buttiamo via. Mitica voce, Danton il tulipano nero. Come no? È proprio quell'intervista di cui ti parlavo prima. Era tratta, con Cinzia, era tratta dal tulipano nero e da Sandy Bell, che era una serie che. Scusatemi, andava a lei nell'83 sulla Rai e ci intervistarono proprio per questa serie che facevamo con Cinzia De Carolis. Senti un po', qui tante persone dicono che non hai accettato la loro amicizia su Facebook. Tu sei un attento a dare l'amicizia su Facebook? No, io non vado mai su Facebook. Ci va niente. Allora, io ho aperto Facebook perché mia figlia voleva giocare a un gioco di Facebook. E dato che non potevo forza, darglielo certo. a nome suo, perché non, non si può fare, cioè non si può il fa. Limite a 13 anni. L'ho aperto a nome mio. Da quel momento mi hanno scritto ex compagni di scuola. La cosa, quindi ho accettato delle amicizie, ma io non vado quasi mai su Facebook. Come sei con l'elettronica tu? Mi piace tanto, ma sono di quelli che non riesce a leggere le istruzioni, quindi o va al primo colpo, se no lo posso proprio dico, facile, grazie. Deve essere proprio facile, intuitivo. Ecco, l'Apple va bene per me. Funziona TikTok, perfetto. È proprio fai, non devo leggere nulla. Questi sono i cuori che volano per te, Fabrizio, di tutti i nostri amici, e mandatene ancora, fatevi come dico io, distruggetevi il dito sul vostro telefonino, perché li vediamo qui e sono tutti quanti ben presenti. Ottimo. Senti, vogliamo rompere il ghiaccio in musica. Se me lo chiedi così, rompiamoci il ghiaccio, rompiamoci il ghiaccio. Dimmi un numero, il numero della prima canzone che vuoi caricare. La numero 3. La numero 3. Vabbè, questa non è una canzone, questa è una super canzone. Questa che cosa ti dà? Perché l'hai scelta? Allora, l'ho scelta perché è un cantante che io adoro. Mi ha sempre suscitato questa canzone in particolare delle emozioni molto molto forti. È una canzone del 1970 e dopo aver sentito questa canzone ho cominciato ad apprezzarlo perché ero piccolino ancora, quindi non avevo, sai, all'epoca senti un certo tipo di musica perché l'ascoltano i tuoi compagni di classe, certo. Non è che hai una conoscenza totale di o puoi scegliere perché... Quindi ascoltai questa canzone, mi piacque talmente tanto e lui per me divenne un idolo.
e poi nel tempo l'ho seguito, è stato per tanti anni uno dei miei cantanti preferiti. Adesso chiaramente anche lui alla sua età, diciamo che si è un po' lasciato andare, amore. Vabbè, amore mio, e quindi adesso non ci sentiamo più. Però questo forse è veramente il suo più bel pezzo, questo, vero? È uno dei pezzi più belli, è uno dei fatto, più belli, sì. E allora ascoltiamocelo, ammazza che boro, in diretta su Radio Cigliano alle 21.34 a Dopo Cena con Fabrizio Vidale. Il primo pezzo che ci porta oggi è un classico eccezionale, Elton John, Your Song. It's a little bit funny. Semplicissimo, poi quattro accordi. Sì, quattro accordi, una delle canzoni più grandi. Questa non, è una di quelle che hai in tasca sempre. La musica per te è necessaria in tasca, portarsela dietro? Assolutamente sì. Ho adorato come te i primi iPod. Beh, mi ricordo, sì, quando hai comprato il primo. Ti ricordi? Era una sleppa grossa così. Il telefono era così e l'iPod era così. Doveva girare con... Sì, vabbè, un po' fissato, diciamo. Sì, un po' fissato, sì, sì. Però ecco, devo dire che è stata una bella svolta quando è arrivato l'iPod, perché insomma anche girare con il compact disc, insomma, che presso... già era una conquista, sì, sì, rispetto, sì, al, beh, io c'avevo il Sony, al Walkman, no? Il Walkman che era pesantissimo, bello, sì, ferro. E poi la cassetta, quante te ne potevi portare dietro? Due, tre? Sì, sì, no, assolutamente. Invece devo dire che ho apprezzato molto l'avvento dell'iPod e quindi mi ha permesso di sentire la musica, di portarcela appresso. Io adoro cantare, canto spesso, canto sempre, quindi per me la musica è fondamentale. Marco dice: quando il doppiaggio è fatto da artisti come voi due è un piacere assoluto. Ti ringrazio. Veramente, grazie veramente. Ciao mitico Fabri da parte di Giuseppe Milone. Giuseppe e Paola, due carissimi amici meravigliosi. Secondo voi, se Radio Cigliano andasse in TV, la gente si appassionerebbe di più al doppiaggio? Cioè, nel senso, se Radio Cigliano, nel senso, se una trasmissione fatta come questa con i doppiatori andasse in TV su una televisione di quelle che si vedono sul digitale terrestre, secondo te la gente si appassionerebbe di più? Ma sai, mi viene sempre in mente un racconto di quello che sta sul fiume con la sua bella casetta, che pesca per mangiare il suo pesciolino. E poi arriva uno e dice: ma perché ne peschi soltanto uno? Pescane 100, così li puoi andare a vendere e ti fai più soldi. E quello va là, ne pesca 100 e poi a un certo punto si compra una casa più grande, poi apre un'azienda, compra le barche e poi e alla fine tutto. Eh sì, alla fine finisce tutto. E finisce tutto. Tutto. Finisce, la diventa bellezza, un'altra cosa. La bellezza è questa: chi vuole sta con noi. E i pochi intimi, chi non vuole domani se lo sente in podcast, se lo vede su YouTube, se lo vede su YouTube, il non su YouPorn, no, su no, YouTube, no, no. Non vi sbagliate, no, lì, non però vi sbagliate. La fotografia che hai portato potrebbe andare su potrebbe YouPorn, andare su YouPorn. Allora, in Brokeback Mountain mi avete commosso, come è stato doppiarlo. Eccoci, si riforma la coppia. Però questo lo diciamo in onda, perché questa è carina da dirla anche in onda. Aspettiamo, vabbè, un attimo. Allora, ricordo quando Fabrizio doppiò Impmon in Digimon Tamers o Jack Black in School of Rock. Ah, come no? Ha unito queste due cose. Sì, si vede che lui è amante. È amante, sì, di tutte amante. Due cose. Grazie. Marcel Gerardi, The Originals, Luke di Shadowhunters. Come no? Marcel Gerardi è una delle ultime serie original, è una delle ultime serie che stiamo facendo, credo sia alla quarta o la quinta stagione. Sui vampiri, ormai sai, un filone, dei filoni, sì, un filone di Terni. Adesso è molto. Sì. Non si può fare a meno del vampiro. Sì, sì, senza il vampiro non esco, grazie. Sì. Un vampiro! E Marco dice: ne avete fatti talmente tanti che sarebbe impossibile ricordarli tutti. Detto da una persona come Marco, che è uno che c'ha veramente una grossa memoria dei nostri doppiaggi. Ah sì? Sì, 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 ah, ne sa veramente tante. Sì. Torniamo in diretta anche sulla radio, mi raccomando, 328-7948-796 WhatsApp. Adesso vi filo anche perché veramente non vo' cagati di pezza stasera. Questo è veramente, secondo me, il più bel pezzo di Elton John, Your Song, pezzo del 1970 alle 21.38 in diretta su Radio Cigliano a Dopo Cena con Fabrizio Vidale. Gran pezzo, veramente la maniera bello. Giusta per rompere il bellissimo, ghiaccio questa. Bellissimo. Ci piace veramente tanto. Sì. Ciao papà, dal amore. Tuo account, quindi... Amore, vedi che mi scrivono dal mio account, quindi è lei che lo usa. Ciao amore mio. Quindi attenzione, a volte non c'è Fabrizio sul suo account, quindi state attenti. Non scrivete insomma. Cose compromettenti. Sì. Fabrizio doppiava alcuni della banda Bassotti nel vecchio DuckTales. Finalmente sì. Ha realizzato il sogno di appropriarti dei fantastiliardi di Paperone. Eh sì, più che altro quello, sì, assolutamente sì. Ciao grandissimi, sì. Noi siamo sempre chiusi in studio a registrare. Ciao Matteo, che abbiamo fatto una chicca per il loro disco. Stanno registrando a Padova. Grazie per l'ascolto e grazie
grazie per l'impegno che state mettendo anche nel vostro. Però ti fa anche una domanda. A proposito di musica, Fabrizio, tu dopi Jack Black e sei anche Johnny J. Douglas di Virgin Motel su Virgin Radio. Sì. Che rapporto hai con il rock? Beh, con il rock diciamo che non ho una grande preparazione, perché chiaramente non è una musica che io ho seguito fin da quando ero ragazzo, mi ci sono avvicinato in questi ultimi anni. Devo dire che mi lascia sempre a bocca aperta quelle volte che mi capita di andare in studio in diretta con Ringo. Ringo è una macchina da guerra. Una macchina, vero? Cioè lui parla con te, 3, 2, 1, sei in onda. Allora adesso parliamo dei Ramones. Nel 1968. Ma adesso mandiamo. Capito che ti stavo dicendo? E tu lo guardi e dici, ma tu come non fai? Dissocia, non dissocia, è un tutt'uno. No, è un tutt'uno. Lui è un'enciclopedia vivente. A parte una persona di una carineria, simpatico. Veramente una bella persona. Non credevo, quando l'ho conosciuto dal vivo, perché noi ci eravamo sentiti, loro mi contattarono qualche anno fa perché avevano sentito School of Rock, si erano innamorati di questo personaggio e mi contattarono, l'allora station manager di Virgin Radio insieme a Ringo, dicendo ma facciamo qualcosa insieme. E io dissi sì, con tanto piacere, ma io non... Ma cosa? Cosa? Specifichiamo. Rock non è, posso aiutarvi più di tanto. Dici, no, ma quello ci pensiamo noi, però adesso vediamo che cosa possiamo fare insieme. E poi da lì sono partite tante cose che abbiamo fatto, Rock Goes to Hollywood, le pillole che andavano nell'arco della giornata, adesso facciamo da 2-3 anni il Virgin Motel. Devo dire che è un gruppo di lavoro veramente affiatato, tutte persone molto molto umili, carine e molto professionali. Qui invece ci sono due domande, una che ti chiede come sei messo con gli anime giapponesi. Ma io ultimamente non sto lavorando molto per quanto riguarda questo. Ma concettualmente l'anime giapponese ti piace, lo trovi un media giusto, non giusto? Il tuo giudizio sull'anime giapponese? No, mi può piacere. Io feci una settantina di episodi di Mazinga, non so se ti ricordi, arrivò tutto un lavoro qualche anno fa da ridoppiare per i DVD che io feci, facevo Koji Kabuto, sì. Insieme a Romano Malaspina che si ridoppiava però a 75 si anni si triplava, insomma era una cosa un po' così, diciamo una scelta un po' così discutibile, ecco. Fra le altre cose, piccolo aneddoto, qualche settimana fa ero con mia moglie in centro e da lontano Romano è una persona che io conosco da quando avevo 5-6 anni, sì. Ecco, quindi siamo tutti, diciamo che siamo come il circo, noi siamo una grande famiglia, sì. Ci conosciamo tutti da tanti anni, lavoriamo spesso insieme. A un certo punto Romano Malaspina, che adesso ci avrà 80 anni e io lo conosco da quando ce ne avevo 5, lo vedo arrivare da lontano in via Frattina col bastone, sempre vestito da cavallerizzo, perché sai, con la sariana, gli occhiali da sole, tutto un po' leccato. E io dico, ma è Romano? Allora mi avvicino e faccio, ciao Romano, come stai? Lui si ferma, mi guarda e fa, io non parlo con i doppiatori. Vabbè, è proprio da Romano questa è da Romano. E se n'è andato. E mia moglie a un certo punto si gira e mi fa, ma non si è neanche più girato. Cioè non era un finto, no, non era una finta quella. Era quello che... Era vero. Io non parlo con i doppiatori. Grande Romano. Fantastico. E invece qualche ricordo, perché queste me le sono viste tutte, sappilo, l'ho viste tutte quante, di Owen di A Tutto Reality. Ah beh, Owen ci siamo divertiti tantissimo a farli, perché poi con Francesca, con Francesca Treghetti, con Roberto Stocchi, con Monica Ward, diciamo che abbiamo sempre lavorato spesso insieme. Diciamo che il prodotto anche lo consentiva, era un po' pecoreccio in certe... ecco, quindi ci siamo divertiti molto a farlo, molte volte lavoravamo insieme, quindi diciamo che erano grasse risate. Dice Luke, che prende spunto da quello che hai detto, affronterà un corso di doppiaggio ma pure di attore di teatro, perché penso che se fai una cosa senza l'altra è come avere le gambe ma non le braccia. Bravissimo, hai compreso perfettamente, è proprio quello. E allora l'amicizia su Facebook l'abbiamo già detto. Guy Eleonora King. Taddeini, ciao Fabri. Ciao, ciao Ele, un'altra qua, nostra amica di là. E di qua, di su, là. Di giù, fai la giravolta, falla un'altra volta. Ciao Ele, un bacio, saluti a Emanuele. Akiro in Guy King robot guerriero. Sì.
Da tanto? A volte succede, è un passaggino così, una cosa no, rapida. No, è vero. Allora, impossibile non essere affezionati, dice Chiara, alla voce di Fabrizio, specie per chi come me è cresciuto a Pane e Olly e Benji, e adesso posso anche morire. Beh, no. Ah, beh, Chiara, non fare così, su. Dai, su. Chiamiamo il 911. Un'altra delle voci della mia infanzia da Puff, Quattrocchi, seconda voce, attenzione. Sì, sì. A Nelson dei Simpson e un sacco di personaggi delle varie serie Disney anni 80-90. Come di no? Recente la voce di Zio Paperone, gran bel testimone passato da Gigi Angelillo. Ci sta guardando anche Valerio Scanu. Ciao Valerio. Ciao Valerio. Allora, hai mai doppiato Dolce... Allora, tu hai doppiato Dolce Remy, ridoppiato da Monica Bonetto, e hai doppiato altri film. Nel 95 doppiavi un film italiano, Il prezzo della verità, insieme a Vittorio Di Prima, Francesco Prando e altri doppiatori, girato in Irlanda. Doppiavi Antonio Scarano. Salutalo. Caramente. Non mi ricordo. Però ti posso raccontare, adesso che hai parlato di un film italiano, ti posso raccontare qualche aneddoto. Allora, io doppiavo Bodo, il bambino nero che ha fatto i piedoni d'Egitto con Ma Bud come Spencer. No, eri te. Sì. ero io. E qualche tempo fa incontrai Carlo Pedersoli alla dubbing, che si stava doppiando in quest'ultimo lavoro che fece, che era quello del cuoco detective. Sì. Non so se ti è capitato sì, di vedere. Sì, sì. E allora entrai a salutarlo, ci siamo salutati, come stai, come non stai, perché noi doppiavamo insieme. Certo, certo. Con Steno. E allora a un certo punto mi disse, con gli occhi che gli brillavano, era veramente felice di comunicare questa cosa: ma lo sai che qualche tempo fa mi è venuto a trovare, e mi ha detto il nome, sì, Mubamba Dugunga, non mi ricordo che come si chiama, diventato un cristone. Che è diventato avvocato internazionale. Ma dai. E lui era felicissimo, perché disse: noi lo prendemmo da una tribù lì del posto, e grazie a questi soldi che noi avevamo lasciato, questi studi, lui è riuscito a studiare, che è diventato figata. Avvocato internazionale. Che figata. E invece, altro aneddoto, vado quando ero bambino a Via dei Villini, altro storico stabilimento di doppiaggio, e a Via dei Villini, e stavano cercando la voce per una bambina che stava nel film Aragosta a colazione con Enrico Montesano. E c'era sempre Steno come... no, scusami, Capitani, Giorgio Capitani, c'era Capitani, sì. come regista, e mi fece fare il provino, e io vinsi il provino per doppiare questa bambina di 9 anni. Quanti anni c'avevi? E io c'avevo 9-10 anni. Questa bambina che parlava tutto romanaccio. Ah, mio papà, sono tre colonni, perché questa era figlia di Fiorai, e la mamma era Silvia Dionisio. Lei era la figlia di Enrico Montesano e Silvia Dionisio. E quindi, insomma, questo è un altro aneddoto, parlando di film italiani. Poi vabbè, solo tu e Elio Pandolfi avete fatto queste cose di doppiare di doppiare una donna. Elio Pandolfi me lo ricordo quando doppiava Charlie Chan, io ero presente. Ero grande presente. Elio. Ciao Elio, non ci vedrà se ci mai, però insomma, se ci ascolti, veramente grandissimo. E guarda qua, guarda, sta volando una roba. Ammazza, di cuori pazzesca, ragazzi. Cioè blocca il video per quanti sono. Troppi cuori. Allora, il film Ultra con Claudio Amendola, perché tu ci hai messo la faccia anche. Sì. Ma io ho cominciato da bambino a metterci la faccia, perché io feci moltissimi sceneggiati per la Rai. Il primo proprio nel 78-79, dove conobbi il fratello di Francesco Pezzulli, che era Bepi. E lavorammo insieme, c'era anche Massimiliano Alto di mezzo, non mi ricordo adesso se lavorava lui o il papà Luciano, e feci uno sceneggiato per la Rai che si chiamava Le Filmastrocche di Pietro Formentini. E poi da lì in avanti cominciarono tutta una serie di sceneggiati che facevamo per la Rai, ne facevamo uno l'anno circa, fino ad arrivare all'81, in cui facemmo una delle prime situation comedy televisive, e si chiamava Tutti insieme Tempestosamente, ed erano delle situation comedy che andavano all'interno di Domenica Inn, condotta da Pippo Baudo, e praticamente erano due ville vicine. In una villa abitava la mia famiglia, cioè io ero il figlio di Nino, quello dell'Olio Cuore, oddio, come si chiama? Castelnuovo. Nino Castelnuovo e Rossana Podestà. E nell'altra villa abitava la nonna, che era grandissima attrice, adesso poi te lo dirò, e Olimpia Di Nardo, che faceva la sua
badante, la sua cameriera. Olimpia Di Nardo, la ricordate, era la moglie di Monnezza. Sì, come no. Quindi insomma un'attrice straordinaria, bravissima, veramente straordinaria. Oddio, come si chiama? Lia Zoppelli. Oh, mamma Lia mia. Zoppelli faceva la nonna. E io ho passato 7-8 mesi della mia vita in mezzo a queste persone a 11 anni. E mi sono divertito da morire. Ma com'era il set? Era un set cazzare? Era un set, sì, dove si riusciva, sì, a cazzeggiare un po'? Beh, con serietà, però. Ecco, sì, ovviamente. Era un divertimento più professionale, diciamo, okay, così. Anche perché giustissimamente, venivamo comunque da tempi più rigidi, come tu, sì, certo, ti puoi ricordare. All'epoca il regista era Luigi Bonori. Luigi Bonori, che poi è stato il regista di Fantastico, di Sanremo, di Domeniche Inn, varie. E proprio in quell'occasione mi chiamarono per fare un provino per sostituire il bambino che faceva insieme a Montesano al Sistina Bravo. Perché ci fu un problema, lui si ammalò, non mi ricordo, e quindi mentre io stavo all'auditorium della Rai a fare le prove per questo sceneggiato, queste situation comedy che facevamo, mi chiamarono, Garinei chiamò Luigi Bonori e disse: ma guarda, prova Fabrizio perché può essere che vada bene. Infatti io feci il provino e poi mi presero per fare. E quanto l'hai fatto? Quanto tempo l'hai fatto? Ma poco tempo, perché era la chiusura era della la stagione, fine. Sì, era la fine. Era stato 10 giorni, perché era metà aprile. Ed era la tua prima volta sul palcoscenico, quella? No. Nel 78 io feci Esuli di Joyce per 6 mesi, giro Eti. Infatti mi presero un insegnante che mi ha seguito per studiare, nei viaggi per studiare. Così si faceva? Sì. Era sì. proprio normale, sì. si prendeva un insegnante, sì, sì. altrimenti non ti davano proprio l'autorizzazione a fare. Assolutamente. Teatro. Io feci questo spettacolo. Lo pagava la compagnia? Sì, 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 sì. Ci seguiva, era parte certo. della compagnia. Certo, certo. Anche perché io poi alla fine dell'anno dovevo fare l'esame. Sì. Quindi, ed era una compagnia con Diego Fabbri, la compagnia di Diego Fabbri con la regia di Massimo De Francovic e Mila Vannucci che faceva la protagonista. Fabrizio Vidali l'ha fatte veramente tutte, cioè veramente non c'è una branca della recitazione in cui non ti sei esibito. Ho cantato perché c'è stato un periodo della mia vita che avevo bisogno di più soldi, perché negarlo, ero un ragazzo spendaccione e servivano a volte. E quindi risposi a un annuncio dove un gruppo cercava un cantante e andai un a fare un gruppo musicale, sì. Un gruppo cercasi musicale. Cantante per già in possesso di contratto con un noto locale di Roma, cerchiamo cantante, vado a fare questo provino da questi ragazzi e dopo un po' mi chiamano e mi avevano preso e sono andato a cantare per un certo periodo in un locale che si chiama Il Pipistrello, che non a conosco. Via Emilia, parallela di Via Veneto, ammazza, 93-94 e tutte le sere? Tutte le sere, tranne la domenica. Mortacci. Dalle quindi 10 turni, alle giorno, 3 di notte. I giorni, giorno i turni. E poi ti dovevi pure tenere la voce perché dovevi andare a cantare. Sì. Ne succedevano delle belle, ecco, non diciamo era proprio, così. Diciamo così, okay. Sì, no, era proprio una cosa. Però, insomma, pagavano molto, molto bene. Quindi, diciamo che ho fatto il cantante, che adesso, insomma, mi ritrovo anche perché nei vari film, nelle cose. Nei doppiaggi ti capita di. Mi di capita farlo, di cantare certo. e di farlo. E la radio. Il cinema, teatro, televisione. Eh sì, insomma, siamo a tutto tondo. Vabbè, lascia perdere che qua a tutto tondo veramente. Siamo proprio a tutto tondo. Oggi è una serata veramente a tutto tondo. In diretta su Radio Cigliano 21:52, che dopo cena con Fabrizio Vidale abbiamo veramente strarotto il ghiaccio e per non strarompere anche qualcos'altro, il resto, mettiamo un brano musicale. Guarda, direi la 6. Ah, e allora questa me la devi spiegare. Certo. Questa me la te devi la spiego spiegare. Subito o te la spiego dopo? No, spiegamela subito. Questo è il mio primo lento. Ah. Io andai a una festa, eravamo piccoli chiaramente. Questa è dell'80. La roba degli elementari, sì. Ecco. O di prima media, insomma. E mi innamorai follemente di una che ha ballato con me, che non ho mai più visto. È stato un one shot proprio quella ma sera. Ma sì, cioè, ma abbiamo ballato tutta la sera sta canzone, perché poi all'epoca la mettevano in continuazione. Si rimetteva quei dischi, no? E mi ricordo che mia mamma mi venne a prendere, io uscii e avevo, sai, le guance rosse. Le vampate, non ricordo come quasi, se fosse sì. Adesso. Sì, c'avevo proprio le vampate e questa, con me. Sai chi è?
Vagamente, vagamente, non lo più, sai. Non se più. Ci stai ascoltando, dimmi che sei tu, se te lo ricordi. Perché è stato veramente il primo ballo. E allora ce l'ascoltiamo adesso qui su Radio Cigliano. Questo, tra l'altro, è il pezzo colonna sonora del Tempo delle Mele. Assolutamente sì. Veramente un film cult degli anni Ottanta. E ce l'ascoltiamo la versione, l'unica, Richard Sanderson. Questa è Reality su Radio Cigliano. Come si faceva a non ballare questa canzone? Ma tra l'altro con le braccia dritte, ti ricordi? Perché sì, poi andai... No, no, questa mi si avvinghiò addosso. Ah, proprio una cosa sì, stretta, stretta, sì, sì. Stretta, ma, stretta. Ma non c'era sesso, lì era no, proprio no. Amore. Cioè, io non pensavo ad altro, io pensavo proprio... Che bel viso, che begli occhi, capite? Vabbè, so quello che succede. Eh sì, sì. Ma le feste con Coca-Cola, quelle patatine Coca-Cola. Sì, sì, non so nemmeno se c'era la Coca-Cola, forse acqua minerale gassata. È vero, perché a volte trovavi delle brodaglie, un po' di gazzosa sì, forse. Le Pepis. Le Pepis, le, sì. Le zuppe, come le chiamavo io, le 7-Up, no? Sì, le zuppe. Vabbè. Signore e signori, questo video lo trovate, se volete, in alta qualità, alla fine della trasmissione, un paio d'ore per caricarlo e poi lo trovate sulla pagina YouTube Radio Cigliano. E andate e iscrivetevi, vogliamo iscrivetevi, noi diventici visi come la Marchesini, noi vogliamo diventare tanti e semplicemente perché vi piace, non per altro. Quindi se volete andate sulla pagina Radio Cigliano e andate anche sulla pagina Radio Cigliano di Facebook e mettete un like, solo, non solo a questo video ma anche a Facebook. Allora iniziamo a sbloccare WhatsApp perché veramente altrimenti siamo veramente in ritardo. Questa è una foto di Mondello scattata oggi da Marianna. Che meraviglia, guarda che meraviglia Marianna, beata te. Dai, perché Mondello poi è bellissima, veramente, ma guarda che acqua. Meraviglia. Grazie Marianna per questa testimonianza. 328-79-48-796. Io di che sto indietro con WhatsApp, mamma mia, è dire posso poco. Posso salutare veramente. Mio nipote, Riccardo, che Devi. So che ci sta seguendo, un bacetto. Sara Labidi che ci sta seguendo. Ciao Sara. Ciao Sara, un abbraccio. E questo è il contro selfie BR, come dico io, perché vedi, c'è la testimonianza come i Brigate Rosse. Wow. Cioè, sta sotto l'iPad e ci sta seguendo. Non ci sono cavoli. Francesco da Milano, grazie Francesco per grazie. Il contro selfie BR. Andiamo avanti, vediamone qualcun altro. C'è scritto Domitilla De Mico sta guardando. Chissà, sta guardando. È un po' sinistra come cosa, eh. E questo è e questo è Marco da Milano che ci sta seguendo anche lui col contro selfie BR. BR per il riscatto 06 Liban, no, Liban. Ormai con Liban si fanno le cose. O con la carta di credito. Crediti sulla carta di credito, per sì, cortesia. Me la crediti. Grazie Marco. Allora andiamo avanti. Un saluto ad Alessio e Fabrizio da Ignazio. Cosa ne pensate di questo collage? Fabrizio, puoi mandarmi un saluto a Ignazio? Ciao Ignazio, bellissimo, guarda, il tuo montaggio. Con, che cosa ha fatto, c'è anche il fratello Wayans, uno dei. Eccolo, Scary Movie. Grande, grande. Zachary Quinto, sì, Owen, Re Candito, sì, sì. Slappy. Marlo Wayans e Aaron Perrineau. Sì, di Lost. Di Lost. Sì, sì. Dai, grazie. Guarda, quella serie com'è stata? Quella serie fu fantastica perché neanche noi capivamo dove andasse a parare. Se capiva una mazza. Niente. Proprio, quindi tu dilla neutra. Ma sì, che poi... succede? Ma non lo so, tu dilla neutra. Perché poi magari a noi ci viene voglia di. Ma che stiamo facendo? Sì. No, sapere dove va a parare, magari nell'intenzione, no? E c'è Ricky che come al solito ci manda il suo contro selfie perché lui lavora all'Arena di Verona e quindi ci manda il contro selfie. Sono stato da poco a Verona, 2 settimane fa. Beh, bellissima, ho tanti amici città, a Verona, sì, bellissima veramente. Città. Grazie Ricky. Grazie Ricky. Mandando in onda, ma se volete andare in onda assolutamente 328-79-48-796. Fabrizio, ti ho stradorato nel doppiaggio di Martin Freeman in L'Hobbit e la tua voce sta a pennello al personaggio, ti fa entrare in una full immersion nell'atmosfera fantasy. Ma grazie, bello questo grazie. Da parte di Sara, grazie. Grazie Sara. E questo è il selfie di Giovanni, anche lui, però li sto mandando in onda e non vorrei, ho sbagliato tutto, vabbè, non dovevate leggere, facciamo che riesco a fare una cosa fatta bene. Ecco, questo è il contro selfie di Giovanni. Ciao Giovanni. Che ci sta guardando anche lui. Assolutamente. Sicuramente ci sta guardando anche lui. Adesso non vi faccio vedere i vostri numeri di telefono perché non è carino. Allora, da Lucca Comics 2015. Chi sei? Non ti sei firmato. Questa questo è un ragazzo col quale abbiamo fatto una foto insieme un paio d'anni fa a Lucca Comics. A Lucca Comics. Sì. Ci vai ogni tanto tu a queste manifestazioni? Non tanto. Non tanto, non tantissimo. Però sono belle, ma lo diciamo in onda perché dobbiamo tornare in onda. Sì. Sanderson ha finito.
E questo era Richard Sanderson con un film francese ma canzone in inglese. Reality, voilà. Pezzo del 1980, secondo pezzo portato oggi a Dopo Cena con da Fabrizio Vidale. E dicevamo dei raduni, mm-hmm. i comics, il Romix qui a Roma. E tu mi dicevi nei fuori onda che non ci vai tantissimo. Ma che ne pensi tu di queste manifestazioni? No, una cosa bella. A parte i miei nipoti lo adorano, svanno, si vestono, si truccano. Quindi diciamo che quando c'è da fare festa tutto positivo, va benissimo, è bellissimo. Io non mi piace tantissimo stare nella bolgia, ecco, insomma, essere ce un n'è po' tanta lì, e io ho avuto paura un paio di anni fa, andai con mia moglie a Lucca Comics perché presentarono il film appunto di Piccoli Brividi di Jack Black e in più facemmo una di quelle letture al Teatro del Giglio organizzate da Cristina Poccardi. Sì. E ci mettemmo paura perché arrivamo alla stazione di Lucca, noi eravamo a Montecatini in albergo, arrivamo alla stazione di Lucca e c'erano circa 50.000 persone nel piazzale della stazione. Mamma mia. Che non ci facevano uscire. Ti sei sentito braccato? No, veramente. C'era la polizia che assediato. Ha dovuto fare un cordone per farci passare. Altro che red carpet. Sì, sì, no, e abbiamo avuto paura perché... sai, lì non è che non succede niente, no, però, non succede niente. Però tutti che si spingono, sì, tutti che si la calca affollano, soltanto, la calca, capito, sì. Devo dire che Lucca è fantastica perché è riuscita ad avere un bacino di utenza in questi anni. Credo che sia, se non il primo, il secondo festival che si occupa di appunto di fumetti, di cartoni, sì, il più importante nel mondo, sì, insomma. Sì, sì. Quindi... Mitico Fabrizio, dice Michelangelo, ho adorato i tuoi doppiaggi di Bartok in Anastasia, no? Di Bilbo nell'Hobbit, di Sonic in Sonic X, ma soprattutto del giovane Gennai mi sembra che Aprile. Si chiamasse in Digimon Adventure 2 te lo ricordi? No, io mi ricordo l'1 e di Impmon in Digimon Tamers. Ma inoltre mia madre adora il personaggio di Timothy McGee dei NCIS dati doppiati. Certo, grazie. Lo so. Grazie. Will Smith in Beggar Vance. Will Smith in Beggar Vance. Sì, bellissimo film. Strepitoso. Fantastico film. Consiglio a tutti di vederlo perché è un film magico. Allora, che scrive Domitilla? Tignola, perché Domitilla piatta, Tignola è paleo e filipino. E non c'è Tignola. Tignola poli Tignola. Però è faccia trattamento di rugo. È finito episodio 12 di Tignola. Allora, io devo dire una cosa, la colonna separata è bella perché ci permette di essere più liberi nella gestione del lavoro, ma noi ci siamo fatti un sacco di risate, sì. Veramente. E noi abbiamo fatto sempre insieme Cobra? Come no, sì, l'abbiamo eravamo fatto sempre insieme. Turni a due, sì, ti ricordi sì. Abbiamo anche grande fatto risate. Un'intervista per la Rai, nella quale lui, da grande volpe della telecamera, era bello, solare, tranquillo, io ero impalato come la zucchina, ricordo. Mamma mia, l'abbiamo fatta nella sala D della vecchia NC. Ci hanno intervistati là. Ma pensa a me mi è ricapitata sotto, non lo so perché qualcuno ha registrato. Mi è ricapitata sotto qualche anno fa. Immediatamente eliminata. Rimossa. Perché rimossa completamente. Io doppio. No, io ero così. E lui bello tranquillo, la telecamera che vuoi che sia. Vedi che la differenza tra chi è abituato a stare davanti alla telecamera e chi no. Allora, Jumanji con Mario, la voce di Noah Wiley, so io. Ah, Monica Migliori, che è la compagna di Mario Frezza, che è il nostro fonico. Ciao! Allora, anche stasera serata Law and Order, perché hai fatto anche Law and Order, Anthony tu. Anderson, quante sì, ne hai fatto? Tre quattro stagioni, sì, erano le ultime proprio, quelle della chiusura, sì, vero? Sì, sì, bella, sì, sì. Bella serie pure quella. A te piacciono i legali? A parte NCIS, insomma. Guarda, a me piace una serie che sto facendo adesso, sto facendo la seconda stagione, e mi piace moltissimo, ma l'hanno chiusa. Ecco, te pare? Che è Bull. Non ho mai sentita. Bull è una serie che è uscita l'anno scorso, fatta con Michael Weatherly, che è il, diciamo che è il Tony di NCIS, sì, il compagno di McGee, e ha lasciato NCIS per andare a fare questa nuova serie che si chiama Bull, che praticamente è una magliene colse perché l'hanno chiusa. Sì, l'hanno chiusa, ma invece se tu la guardi è una serie molto intelligente, perché praticamente racconta le storie di una giuria specchio. Sai che ci sono questi grandissimi tribunali americani, e ci sono questi avvocati che fanno le giurie specchio, cioè
scelgono dei giurati specchio per vedere come può andare. Che vuol dire specchio? Specchio vuol dire che caratterialmente o una persona di colore, ci sono 34 giurati per esempio, cerchiamo di prendere orientativamente caratterialmente 34 giurati che assomigliano a quelli che saranno quelli veri. Ah, una specie di prova generale. Bravissimo, bravissimo. E fanno il processo. Finto. E piano piano levano o cercano di capire dove andare a parare con certe persone perché possano. Quindi è una cosa vera che succede veramente, che la fanno. Non è una sceneggiata, è una tecnica che usano in America. Assolutamente sì. Ed è una serie bellissima, molto avvincente, molto intelligente. Hanno chiusa. Stiamo doppiando la seconda stagione, ma non ce ne sarà già una terza. Già si sa che non ci sarà la terza. Sì. Senti, invece, ci dicono apposta a quale personaggio ti sei più affezionato. Tu c'è un personaggio che hai fatto nel corso degli anni, che magari è finito, che continui a fare, al quale ti senti più legato? Per quanto riguarda cinema, sicuramente Jack Black. Certo. Jack Black ormai sono tantissimi anni. Diciamo che lo sento veramente come uno di famiglia. È già scattata quella cosa che già sai dove va a parare? Guarda che lui non è così prevedibile. In certe cose sì, perché è caratterialmente, ma non è sempre scontato. Rinnova, riesce a rinnovarsi. Sì, sì, sì. E poi altri, sai... noi ne facciamo talmente tanti che è difficile. Ecco, Bagger Vance, Will Smith in Bagger Vance, devo dire che ho fatto poi con Fiamma Izzo, mm-hmm, anni fa. È un film che mi ha lasciato un segno nel cuore, perché è un film molto profondo, un bellissimo messaggio. Bene, sono contento. Quindi, c'è Stefano Avvisati che saluto, ciao Stefano, da San Felice Circeo, che dice: sei un grande, si vede che ami il tuo lavoro, ricordo ancora la tua performance live nello stand Warner Bros. A Lucca Comics. Ah, come no. Che cosa hai fatto lì? Abbiamo letto delle cose tratte dai libri di Stein, e dietro c'era un disegnatore che faceva delle vignette. Delle vignette, sì. Bello. Sì, bello, no, una cosa organizzata molto bene, molto bella carino. Sì, sì. Tanti complimenti Fabrizio, mi sei piaciuto tantissimo in Oceania, dice Oceania, non so come si dice, Cristina. Oceania. Hai per caso in programma di doppiare la nuova serie di Kevin James, dice Alessandro. Non lo so, Kevin James ho doppiato poco tempo fa. Non lo sappiamo noi, non è che programmiamo noi i doppiaggi. Ho doppiato un film per Netflix, che ho doppiato Kevin James, credo quest'inverno, e si chiamava Autobiografia di un finto assassino, una commedia molto divertente che è su Netflix, e quella è l'ultima volta in cui l'ho doppiato. Adesso se ci sarà una serie non so se chiameranno me. Non lo sappiamo noi finché non squilla il telefono. È proprio una cosa, anche perché non è più come un tempo che un attore è tuo e lo fai soltanto tu. Diciamo che in relazione alla società, anche perché noi anche non andiamo a lavorare con tutte le società, questo è anche importante da dire, quindi bisogna vedere questa lavorazione, chi la farà. C'è Sasha dalla Svizzera che ci manda una composizione bella, si può vedere su Facebook in questo momento, con i personaggi che hai doppiato. Ti ha fatto proprio una bella composizione. Poi questi te li giro, questi WhatsApp. Grazie Sasha. Grazie veramente. E un ricordo di tua sorella Laura, l'abbiamo già fatto. Cosa ne pensi di Karen Walker doppiata da Roberta? Ancora non l'ho sentita, però mi fa piacere perché comunque Roberta era una cara amica di mia sorella. Questo non vuol dire che di default lo dovesse fare lei, no, assolutamente. Ha fatto un provino regolarmente vinto, e quindi vuol dire che c'ha nelle corde. Probabilmente ha nelle corde, però io ancora non l'ho sentita, quindi non lo so dire. Ma ho letto delle ottime critiche. Quindi, c'è anche Riccardo Suarez che salutiamo. Ciao, che ti dice che sei un grande cantante. Anche lui è un grande cantante, un grande musicista. Adesso devi vedere come suona il banjo. Come state messi con la quarta stagione di The Originals? Come state messi con la quarta stagione di The Originals? Avete finito il doppiaggio? È iniziata proprio stasera stessa in onda. Sì, abbiamo finito il doppiaggio. Sì. Che ne pensate di Simona Izza al Grande Fratello VIP? Parteciperesti a qualche reality? Non lo so. Io non penso. Io non c'ho motivo per partecipare, tu ce n'hai più di me. Però perché la tua faccia è conosciuta, hai fatto tante cose. Cioè, ma comunque no, tu ma sei. Ma lì sei lì, non devi essere conosciuto. No, non devi essere conosciutissimo, è vero. Perché se sei troppo conosciuto, ci vanno. Se sei troppo conosciuto, ti fai un sacco di domande. No, perché... credo che Simona l'abbia preso veramente come una prova. Una diciamo bella così. Prova. Insomma, quando ho saputo che ci andava. Io pure. Io parlavo con Francesco.
Pasqua con Venditti e gli ho detto ma e lui mi ha detto sì, in effetti vabbè, sono le cose che fa mia mamma. Sì, eh? Perché loro parteciparono anche a Pechino Express. Sì, sì, hanno fatto insieme. Anche Pechino Express, sì. Mitici, Fabrizio, una grande voce da Ollie e Benji fino al Marcel di Originals. Allora, tra i tanti personaggi, Ben Wyatt di Parks and Recreation. Sì, è vero, carina quella serie, molto molto carina, finita anche quella, abbiamo fatto 5-6 stagioni e una situation comedy molto molto carina. E anche Monroe di Grimm. Sì, come no, i fratelli Grimm, sì sì, anche quella lunghissima, 6-7 stagioni, tratta dai racconti dei fratelli Grimm, molto molto bella. E ti dice che fai trasparire bene la dolcezza di questi personaggi nonostante Monroe sia un Bloodbud, ovvero Bloodbud, una specie, sì, di lupo mannaro. Sì, sì. Doppiaggio di Krycek di X-Files, te ne parlo quando ci sarà una serata mia, perché adesso il protagonista è Fabrizio Vidale. Allora, se c'è un attore che ti piacerebbe doppiare? Non lo so. A parte che ne abbiamo veramente doppiati tanti. Poi non lo so, perché pure a me me la fanno questa domanda. Ne abbiamo doppiati tanti. E forse qualche ruolo che magari uno dice, beh, mi piacerebbe. Io l'ho sempre detto. Ewan McGregor. Ewan McGregor è un attore che mi... Ti stuzzica? Mi stuzzica, sì. Vorresti provarti su di lui? Ma no, non mi permetterei mai, anche perché c'è chi lo fa egregiamente. Ti piacerebbe... Sì, però è un attore che mi piace, ecco. Quindi forse perché abbastanza mi piace l'attore, mi... Mi si blocca il video, speriamo che non si blocchi a tutti quanti. Datemi un feedback se in questo momento il video sta andando, fatemi vedere. No, non dovrebbe andare liscio come l'olio. C'è un attore in particolare che non hai mai doppiato e che ti piacerebbe doppiare? Abbiamo detto, sì, io al McGregor. Torneresti a fare Ollie che adesso gioca da adulto se facessero una nuova serie di Ollie e Benji? Sì, perché no? Certo. Certo, non bambino. No, bambino no, diventa... Non si può fare. Mi chiamarono tempo fa dall'Antoniano di Bologna e mi dice, signor Vidale, signor Vidale, dico sì, buongiorno, e senta, qui è la Rai, senta, per l'Antoniano di Bologna avevamo pensato di fare un'icona, un animatic di Remy che compare e interagisce con i presentatori e vorremmo che lo facesse lei. Dico, signora, guardi, io ho 48 anni, è un po' difficile. Dico, io non faccio così, insomma, diventa un Remy un po', insomma, meno mato. Sì, perché poi noi andiamo avanti con l'età, i cartoni animati restano quelli, sì, cioè gli attori invecchiano con noi, sì, o noi invecchiamo con gli attori, i cartoni rimangono i quelli, i cartoni sono quelli. A me ogni tanto mi dicono, ma rifaresti Cani Guerriere? Che ne so, ho fatto, c'avevo 20 anni. Certo. Diventa complicato. Allora mettiamo un altro pezzo, e mettiamo il 5. Ma madonna mia, ma questo è un pezzo da 90, Fabri, questo è veramente un pezzo da 90. Dammi un feedback su questo pezzo. Allora, questo è chiaramente sentimentalmente legato alla morte di mio padre, di nostro padre, e era un album che ascoltavamo in quel periodo spessissimo e insieme alle mie sorelle, e diciamo che il titolo la dice lunga. Eh sì, quando è un po' il senso di fare l'attore, no? Che tu comunque lo fai e poi... Ti capita mai che ti succede qualche cosa, che sei storto, che sei incazzato, che c'hai qualche problema, però poi, come dicono loro, lo spettacolo deve continuare. Assolutamente. Sentite che cos'è quest'intro, perché veramente mette i brividi soltanto a sentirla. Sì. Questo è un pezzo del 1991, uno degli ultimi pezzi, tra l'altro, uno del testamento, sì, il testamento di Freddie Mercury, che ridotto com'era diceva che lo spettacolo deve andare avanti. The show must go on, Queen su Radio Cigliano. Bello. I Queen, bellissimo, è un altro. Non ne hanno sbagliata una. Mai. Io dico sempre che due sono che ne hanno sbagliate veramente poche: i Queen e Sting. Sì, sì, sì. Sting è veramente un altro che ne ha sbagliate poche. Assolutamente sì. Senti un po', con la musica elettronica come sei messo te? Nel senso, tu te la porti in tasca, ce l'hai Spotify, Apple Music, queste cose? No. Non hai una familiarità, non è una cosa che ti interessa. No. Devo dire che con YouTube, quando voglio sentire qualcosa, metto un titolo e me la... Preferisci vado... andartela a vedere col video collegato? Sì, a volte anche col karaoke proprio. Metto lì da solo, canto. Allora, Maria Cristina dall'isola di Madeira, quindi ci stanno seguendo dalla Spagna. Ciao Maria Cristina. Guarda che bello, sta in Spagna Madeira, mi sembra. No, sta in Portogallo, Madeira. Madeira. No.
mi sembra, l'isola di Madeira, dici dov'è perché ci porca Madeira. Porca Madeira. grazie, altri controselfie, ne arrivano altri, qua ce n'è uno che già, eccolo qua, questo è il nostro Lillo Carpino che fa le grafiche della... Che ringrazio ancora per questa bellissima grafica. Beh, questa è bellissima, fa dei montaggi veramente strepitosi, sì. Lillo, guarda che meraviglia, School of Rock... Sembra veramente che stai, l'hai fatta te la foto, sì. Sembra che stai là e l'hai fatta. Veramente grande. Ricordo anche Gabriele Depeche che fa le sigle animate della radio. Grazie ragazzi, staff, come dico io, amici, ma staff, siete veramente qua perché ci permettete di fare quello che facciamo e di farlo al meglio. Grazie veramente. Allora, una tonaca da telegatto nella serie Il Papa Buono. Complimenti Fabrizio da Giuseppe Bosso. Aspetta che lo vediamo a video. E vabbè, questo è... Questa è stata una bellissima esperienza. Bella esperienza. Esperienza perché non siamo in... Non siamo in onda, adesso quando finisce dopo la diciamo. Dopo ti racconto questa, un aneddoto. Me la sono tenuta da parte questa, perché è bella. Grazie a Giuseppe che ci stanno seguendo e lo dimostrano, ci stanno proprio seguendo, non ci sono cristi. Allora, andiamo avanti, vediamo qualche altro controselfie, ce ne sono una marea. Un grandissimo saluto a Fabrizio e Alessio da Andrea. Grazie, buona serata da Alessandro che ci manda il suo solito controselfie che è un po' inquietante, però a me piace perché fa questo montaggio. The Others. Guarda, sì, un po' così. Guarda, è presente in mezzo a noi. In sovrimpressione, capito? Ottimo. Un po' col fade. Sì. Grandissimo, grazie veramente. Ci piacciono molto, anche che siate creativi perché vuol dire che non state soltanto... Allora, anziché mandarvi il solito selfie con le nostre brutte facce da musicisti, quelli che stanno in sala di incisione a scrivere che abbiamo detto prima a Padova, vi dedico questa mia foto fatta qualche giorno fa. Ammazza quanto Ammazza sei bravo. Che macchina c'hai? Oh. Perdonate se non è perfetta, a me coglioni. Ma sto ancora imparando da usare il telescopio, l'ha fatta col telescopio. Buona serata da Matteo e i Never Seen da Padova. Guardate, grazie, che cosa bellissima. Ha fatto Matteo, vediamo se riesco a metterla, eccola qua. Guardate, è bella col telescopio, meravigliosa. Sei un amante dello spazio e della fantascienza tu? Dello spazio sì, della fantascienza come genere, genere, anche libri insomma. Dipende, ero molto affascinato da Star Trek tanti anni fa, insomma adesso seguivo Spazio 1999, te lo ricordi Spazio 1999? Martin Landau, Maya, mamma mia che meraviglia, doppiata dalla Gifuni. Dalla Gifuni. I prossimi selfie dopo perché dobbiamo tornare in onda. Eccoci, Queen, the show must go on. Si sono fatte le 22:15, siete in diretta su Radio Cigliano e in diretta su Facebook anche in questo momento, dopo cena con Fabrizio Vidale. Ci siamo tenuti una chicchetta per adesso perché abbiamo detto che hai fatto tante cose in, anche con la faccia, ti sei esposto mediaticamente oltre che con la bocca, lavoretti di faccia oltre che di bocca, sì. Amore mio, come direbbe il mio amico Vittorio De Angelis, sì. Sì, però tu hai fatto una cosa che è stata veramente un grande successo ma anche una bella sfida secondo me. Sì, è stata una bella sfida in tutti i sensi perché parliamo chiaramente del Papa Buono. Esattamente, sì. Il Papa Buono è nato tutto un giorno, arrivai alla Fonoroma e incontrai Ricky Tognazzi, che conosco da tanti anni, facemmo anche ultra insieme, e mi disse, sai, ho fatto un sogno, puoi venire a fare un provino la prossima settimana, ho fatto un sogno, devo fare una prova con te. E sono andato a fare questo provino senza sapere nulla. E quando, a buio vado a fare questo provino e mi dice, ah no, guarda, allora è la storia di Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, e dato che ci sarà un attore americano che lo farà nella parte dove sarà più anziano, in tutta la prima parte mi serve qualcuno che gli assomigli nella parte da giovane, seminarista, e l'attore era Bob Hoskins. Sì. E io feci questo provino, tutto perfetto, tutto bene. Poi a un certo punto mi chiamarono e mi dissero che andava bene, che l'avrei fatto io, quindi io ero felicissimo. Poi mi richiamò Ricky e mi disse, senti, ma come te la cavi con l'inglese? Dico, ma guarda, io lo parlicchio, Eh no, perché sai, lo dobbiamo girare tutto in inglese. Bucio de culo. Come tutto in inglese? Come faccio? Facciamo dei provini, vediamo se riesci. Mi sono preparato, ecco, anche questo è un aneddoto nell'aneddoto. C'era un caro amico
che si chiamava Nick Alexander, non so se tu l'hai conosciuto. Come no, sì, sì. Nick Alexander, che si occupava dell'edizione dei film in inglese. Sì, sì. Insieme a Leslie LaPena. Americano. Alto, altissimo. Sì, un colosso. E allora andai da Nick e dissi: senti Nick, io devo fare sto provino in inglese. Mi prepari tu? Mi dai una mano per... E Nick mi ha preparato per questo provino e gli dissi: senti Nick, te devo una cena. Mo' appena c'è, te devo cena. Purtroppo se n'è andato poco prima. Quindi la cena è rimasta. Non è andata in porto. Però insomma mi fa sempre piacere ricordarlo, perché è stata una bella cosa. Lui l'ha fatto con tanta dedizione, ma mi ha preparato veramente bene. Perché poi sembra assurdo, no? Noi tutti quanti diciamo: ah, io parlo inglese. Poi vai a recitare in inglese, sì, in un film. Con tutti quanti che ti parlano in inglese. Capito? Sì. Insomma, non era proprio. No. Quindi ti sei dovuto ridoppiare in quell'occasione. Mi sono ridoppiato sia in italiano che in inglese. Ah, che figata! Perché non hanno tenuto la presa diretta. No. Non si poteva fare. No. Quindi mi sono ridoppiato in inglese con il papà di Coso, come si chiama, quello che il figlio lavorava con Arbore per tanti anni. Telesforo? No, non mi viene in mente. Simpaticissimo. Andy Luotto. Andy Luotto. Ah, certo. Il papà di Andy Luotto, che anche lui ha curato per tanti anni l'edizione dei film stranieri. E quindi il Papa Buono è stato ridoppiato anche in inglese da me. Credo di essere stato l'unico attore italiano che si è doppiato anche bilingue, nella versione inglese. Sì. Senti, e com'è stato girarlo? Com'è stato? Meraviglioso. Set stellare. Famiglia, perché poi devo dire che insomma Simona e Ricky li conosco da sempre. Da sempre. E Francesco Venditti, anche lui faceva una parte, quindi abbiamo lavorato insieme. Chiara Caselli, che è una persona deliziosa, carinissima, con la quale abbiamo lavorato benissimo. Devo dire che è stato molto molto bello, piacevole. Abbiamo girato tanto, perché poi siamo stati per tanto tempo a Belgrado, girava all'est quello. Abbiamo girato per molto tempo a Belgrado, poi abbiamo girato a Bergamo, chiaramente nei location luoghi storiche, nelle location storiche, certo. Però è stata una bellissima esperienza, assolutamente. Senti un po', il doppiaggio credo che tu ce l'abbia veramente nel sangue, no? Ci sei nato, sei andato avanti, tutte queste cose qua. Ma se dovessi dare una preferenza, non una preferenza che poi voglio fare quello, che qual è, dov'è che trovi l'emozione di più tu? In teatro, che hai fatto, nella televisione, nel cinema, nel doppiaggio, dov'è che ti dà l'emozione migliore? Io credo che l'emozione più grande sia il teatro. Il rapporto diretto con il pubblico. Assolutamente, perché nel cinema, per quanto tu... è più un lavoro il cinema, di concentrazione, di immedesimazione. Il riscontro non è immediato se non con le persone che ti stanno intorno, però il teatro credo che sia proprio la cosa che ti dà un'emozione immediata, c'è un riscontro immediato, oltre a vivere tu l'emozione, perché sei di fronte a una platea di persone e quindi è anche una responsabilità differente, perché sai, se durante un ciak sbagli e si ripete. L'incisione non ne parliamo, a teatro insomma si puoi anche ripetere, però insomma diventa una cosa un po' più, più esagerata. Sì, dammi un altro sì. pezzo, che poi subito dopo lanceremo il contest per farvi omaggiare dal selfie, dalla fotografia autografata di Fabrizio Vidale. Allora, direi il 7. La numero 7, e io la carico in mantinente. Bello questo pezzo. Tra l'altro stavo vedendo che questo forse... fammi vedere. Eh sì, è uno dei più recenti. Tu come musica sei un po' cristallizzato negli anni 80-90, vero? Sì, questo mi ha accompagnato. Io feci un viaggio, dopo che se ne andò mio padre, feci un viaggio... Allora, nel 91 uscì Ultra. E dopo che uscì Ultra, noi vincemmo il ex aequo con Jonathan Demme a Berlino, l'Orso come miglior regia, credo Ricky, insomma il film fu premiato. E quindi la mia agenzia dell'epoca mi disse: guarda, c'è la possibilità a Los Angeles, c'è un regista famoso, adesso non mi ricordo come si chiama, se mi viene in mente te lo dico, che cerca dei ragazzi latini, spagnoli, per un film della Disney sul football americano.
facciamoci se un salto. Vuoi andare chiaramente a spese tue, ovviamente te pare, all'ICM di Los Angeles, ti possiamo creare questo contatto. E allora ci ho riflettuto un attimo, ho detto va bene, sì, vado, e quindi mi sono tenuto 15 giorni per fare questa cosa, sono partito e sono andato a Los Angeles per questo provino. E mi sto perdendo, qual era la domanda che mi hai fatto? E il pezzo. Ah, ecco. Sono andato in America e appena sono sceso mi sono innamorato di una ragazza. Vabbè, Fabrizio è tremendo. E sono rimasto 6 mesi. Mamma mia. E come hai fatto col lavoro? Un casino. C'era Rossella Izzo che mi chiamava. Ti dobbiamo sostituire, dove cazzo sei? Perché all'epoca facevamo una serie che era Grand Hotel, una cosa americana. Che non si poteva rimandare, no, perché tu stavi lì. E non si poteva neanche doppiare con Link. Ma sostituitemi, ma a me me frega niente. Ma che me frega? E quindi insomma. Ho scelto questo pezzo perché è tratto da un album che mi ha accompagnato per tutto quel periodo, e quindi tutte queste canzoni di quest'album mi accompagnano e mi riportano con il cuore in quel periodo. E allora ce l'ascoltiamo. Quarto pezzo di questa sera di Fabrizio Vidale in diretta su Radio Cigliano a Dopo Cena con grandissimi, insostituibili, Simply Red, Stars, tutta per voi. Bel pezzo. Bello. Lui è bravissimo. Lui è bravissimo, eccezionale. Io sono andai a un concerto loro a fine anni 80, 89, 90. Tra l'altro in quel posto tremendo che è il, come si chiama adesso, il Pala L'Ottomatica. Sì, il si sente malissimo. Un'acustica de merda, sì, non si riesce a sentire. E però avevo un abbocco per andare proprio, non era sotto il palco perché c'era casino, era in una zona riservata un po' laterale ma sotto il palco, uh-huh. E quindi me lo so visto, me lo so apprezzato, bellissimo, veramente dal vivo è come lo sentiamo adesso, sì è veramente geniale, grandissimo, sì. Allora io voglio ringraziare intanto anche chi sta condividendo il video su Facebook, e voglio ringraziare Saso, voglio ringraziare Angelo e anche Giovanni Cigliano, ciao cugino, voglio ringraziare anche El Manu che ci ha condivisi insieme a Carlo, non ci resta che nerdare, grazie per la condivisione insieme a Giovanni Romanazzi e anche a Corrado Dado, Angelo l'abbiamo già ringraziato, insieme a Fabio, grazie per la condivisione, e tanti ripetete ma ripeto ne basta una sola, Gaetano e Matteo, Alessandro Budroni, ciao Alessandro, grazie della condivisione, Jack nello spazio, Jack in space ci ha anche condivisi insieme a Matteo da Padova, e a Monica, ciao Monica Migliori, ciao anche a Carlo Loggias, non ci resta che nerdare, avete condiviso un sacco di volte, Andrea grazie per la condivisione insieme ad Emanuela, insieme a Giuseppe e anche Marianna, grazie per la condivisione, Gaetano l'abbiamo già detto, tante condivisioni doppie ci stanno, questo so io, ma c'è anche Marco, c'è anche Chiara, l'amica tua, c'è anche Federico e c'è Massimiliano, VNN Very Normal Nerd che ci condivide insieme a Roberto Napoli, ciao Luke, grazie per la condivisione, anche Andrea Botarelli, grazie, Impero Bagra che condivide spesso, e anche Francesco Solinas da Milano, e anche Giovanni, e anche il mondo infinito dei Digimon e oltre, e Fabrizio Vidale mi sa che lo conosci, vero? Sì, vagamente. Da Roma, grazie per la condivisione. Allora, questo, torniamo anche su WhatsApp, Andrea da Viterbo che si prenota per il selfie e ci fa vedere il suo WhatsApp, lui ci mette la faccia, voi ce la mettete, 328-7948-796 è per metterci la faccia e vedere pubblicato il vostro contro selfie. Adesso il selfie e il numero di telefono WhatsApp inizia ad avere una valenza un po' più importante, perché adesso ci sarà il contest, quindi mi raccomando, telefonini a portata di mano e pronti a indovinare il doppiaggio di Fabrizio che tra un attimo faremo in diretta anche in radio. Vado avanti con WhatsApp. Davide, eccolo qua, Davide che ci sta guardando anche lui, è inequivocabile che ci guarda, c'è proprio il video sullo sfondo. Grazie Davide. A farlo bene, grazie Davide, eccolo qua, è la maniera per conoscerci, è la maniera per darci una faccia, noi ce la mettiamo, come dico io, mettetecela pure voi e ci fate soltanto piacere. Andiamo avanti, quanto manca? 48 secondi, quindi ce la potrei fare a metterne almeno un altro. Questa è una foto per te, guarda che carina, ma che bella.
per Fabrizio Vidale proprio è dedicata e la mandiamo in onda. Grazie mille. È il grazie tuo fan Lorenzo. Con fatto, è Lorenzo con cui hai fatto, che fa sempre queste cose, propone sempre delle cose in diretta che fa al volo, fatte veramente fantastico. Bene, si mette al tavolo e le disegna veramente eccezionale. Grandioso. Grazie Lorenzo, i prossimi dopo perché dobbiamo tornare in onda, i Simply Red hanno finito. Condividete sulla vostra pagina Facebook, pagina di YouTube, pagina Facebook www.radiocigliano.org. Ci stanno tante maniere per essere in contatto. E questi erano i Simply Red Stars in diretta su Radio Cigliano. Si sono fatte le 22.28, siete in diretta dopo cena con Fabrizio Vidale. Vedo che c'è il mio amico Ivan Dama che ci segue. Grande Fabri. Un grosso abbraccio. Abbiamo fatto tutte le scuole insieme con Ivan, quindi ci conosciamo tu da bambini. Tu c'hai ancora degli amici di... Sì, di beh, Ivan, con Ivan siamo cresciuti insieme dall'asilo fino alle medie, ci frequentiamo tuttora. Persona molto vicina. E vai, grande. E hai doppiato anche Ralph Macchio, credo che si dica. Macchio. Ralph il mio Macchio. Cugino Vincenzo. Sì. Cosa ne pensi del remake di It, film del 90? Non l'hai visto? Non l'ho visto, non te lo so io dire. Io so che ce l'ho dentro casa perché l'ha visto mia figlia. Ah, e sì? Sono due settimane che non parla d'altro. Ah, ecco, è allora. Impazzita, veramente. Non l'ho però. Visto. Grande che gli piace lo spazio da parte di Lorenzo. Ti è piaciuta la serie Two Broke Girls dove doppiavi Johnny e Ilaria doppiava Caroline Channing? Sì, sì, carina, simpatica. Fare un film in inglese per Papa fare film in inglese per Papa Giovanni e poi doppiarli in italiano, ma non è colpa nostra, né... No, certo. Cioè, le produzioni si fanno in questa maniera. Eh sì, perché poi per la vendita, quindi chiaramente per ricordo la polemica quando dei Promessi Sposi che ci come fu no? negli anni 80, come ti no? ricordi? Sì, sì, che fu girato interamente in inglese e fu una delle prime polemiche perché fu uno dei primi casi in cui per vendere all'estero sì, sì. fu proprio necessario Pino fare... Golizzi curò il doppiaggio dei Promessi Sposi in Rai. Eh sì, il doppiatore di Holly. Hai qualche ricordo di Battlestar Galactica, dice Elmano? Come no? Intanto Elio Zamuto, che è persona fantastica, insomma veramente un personaggio, e ne abbiamo fatte tante insieme, tra cui Battlestar Galactica, che ha avuto un successo incredibile, anche perché io all'inizio quando doppiavo questa serie dicevo ma sì, è un po' un rifacimento di Star Trek, lo Star Trek dei poveri, insomma, dicevo, sembrava un po' all'inizio una cosa così. E invece poi ha trovato un suo pubblico, ha avuto molto successo. Pure quella tante stagioni, vero? Anche quella sì, 5-6 stagioni sì. almeno. Credo che la diano per intero su Netflix, abbia comprato tutti i diritti anche Netflix e la stiano mandando lì. Tu con Netflix, Amazon, queste televisioni, dove queste streaming, dove tu sul tuo televisore puoi vedere tutto il pacchetto, cioè se vuoi fare una maratona te ne vedi 4, 5, 6 perché stanno tutti là, come le vedi? O preferisci l'uscita settimanale tu? Ma io credo che l'attesa Vero? Sia la cosa bella. Vero? Quindi noi siamo legati comunque a una modalità di vita che adesso vedo che sta cambiando, quindi no, non entro, non giudico. Per me mi ricordo che era bello aspettare quella settimana che arrivasse quella cosa che volevo vedere, anche se devo essere sincero non sono mai stato legato a pochissime cose, insomma, che stavi là come appuntamento sì, e no, te le guardavi beh, sì. Ecco, forse Super Gulp quando ero bambino, è bellissimo. E il giovedì alle 7:30 immancabile. Quindi senti non... un po', amore, avvicinati amore. Sai perché amore? Sì. Perché ci dice Marianna, non avete risposto alla mia domanda su Brokeback Mountain, com'è stato fare dobbiamo limonare in diretta. Allora vabbè, siamo stati presi un po' di sorpresa, almeno io sono stato un po' preso di sorpresa da quel film. Diciamo che tu preso proprio sì, io senza la sorpresa, senza sorpresa. Beh, un film che quanti anni fa è? 2006, quindi ancora i tempi stavano cambiando, sì. Erano proprio quasi a cavallo, no? Adesso secondo me abbiamo scavallato un po' questa, rimaniamo meno sorpresi di sì. certe cose. Devo dire che è stato un film audace per l'epoca, ecco, diciamo che iniziava, è stato un po' uno spartiacque forse quel film. Tra l'altro loro due veramente molto bravi, l'ho trovati bravissimi entrambi, sia Heath Ledger che Jay Gillen. Heath Ledger ha fatto un lavoro sulla pronuncia, tu sulla... ti ricordi? Perché poi l'abbiamo doppiato in colonna separata, questo sì. diciamocelo, sì. Non, abbiamo sì, mai sì. non abbiamo mai fatto amore, non ce lo siamo no, mai insieme. Detto dal vivo, no. Però lui faceva una ricerca di un linguaggio da montanaro sì. Sì. Che era complicatissimo da ascoltare, ma anche perché rispecchiava questo carattere chiuso, quindi anche quando parlava era molto
denti stretti, tutto con i denti stretti l'ho dovuto fare, non usciva, si vedeva, doveva rappresentare una persona che tratteneva tutto dentro, che non riusciva ad aprirsi. Bravissimo. E lui era straordinario, è stato veramente straordinario, un grandissimo attore, e purtroppo, come poi ho letto in varie interviste anche di colleghi, era uno che entrava talmente tanto nel personaggio che poi difficilmente ne riusciva ad uscire facilmente. Sì, sì, sì. Quindi può essere anche una cosa dannosa, però insomma, d'altronde i grandi attori fanno questo. Fanno questo, è una maniera di vivere. Tra l'altro c'era quella famosa scena del bacio, ti ricordi? Mm-hmm. Quando loro si incontrano sotto la casa di lui. Come no, che lo porta dietro. Si ruppe il naso. Ah sì? Ti ricordi? Adesso non ricordo chi dei due, forse proprio Gyllenhaal, se non mi ricordo male. Questa veemenza che era l'unica cosa che era rimasta sana. Vabbè. E che praticamente si ruppe il naso veramente, dovettero sospendere le riprese perché lo portarono all'ospedale. Infatti me lo ricordo, fu un bacio con la moglie di lui che beccò dalla finestra e capì tutto quanto, certo. Con la faccia di lei che era tremenda, veramente. Che era la sorella di Jack Gyllenhaal, se non mi ricordo male. Esattamente, sì, era la sorella di Jack Gyllenhaal. Bel film, bella esperienza, un film che poi è diventato un cult, ma forse non lo sapevamo che sarebbe diventato un cult. Sì. Beh, comunque insomma c'erano tutti i presupposti, ha vinto l'Oscar. Insomma, ha vinto l'Oscar come miglior regia, se non mi ricordo male, o come miglior film? Mi sembra miglior film. Miglior film, quindi insomma è stato... Mi sa che anche la regia ha vinto. Ha vinto anche la regia, come ricordo. Allora, signore e signori, è arrivato il momento del contest. Io leggo che ci sono delle difficoltà per vederci oggi. Il consiglio che do sempre è quello di chiudere Facebook e di riaprirlo proprio, perché in questa maniera refreshate. Senti che verbo americano. I wanna be refreshed by you. Rinfrescate il vostro Facebook e in questa maniera forse ci vedete un po' meglio. Però è arrivato il momento del contest. Allora, con calma e senza fare grosse, perché insomma per me è problematico, lo sapete che devo fare due o tre cose tecniche per sistemarlo, ma nel frattempo io ti cambio base, eccola qua, c'ho una basetta che ci ho scritto calma, in maniera che tu puoi essere il più neutro, una cosa del genere, la blues calma, e puoi leggere il doppiaggio misterioso. Okay. Per indovinarlo c'è solo una maniera, non qui su Facebook, non va bene, dovete mandare un messaggio al WhatsApp 328-7948-796, lo vedete nell'angolo a sinistra del vostro schermo, e memorizzatevelo, siate pronti. Il primo che indovina esattamente il titolo del film, tutto il titolo del film, e avrà diritto ad avere una foto autografata con dedica di Fabrizio. Io ti cambio base immantinente e puoi procedere. Mi mancano i miei libri, e la mia poltrona, e il mio giardino. Vedi, quello è il mio posto, è casa mia. Perciò sono tornato, perché voi non ce l'avete una casa, vi è stata portata via. E voglio aiutarvi a riprendervela, se posso. E questo è il doppiaggio misterioso di Fabrizio Vidale. 328-7948-796. Io vado subito a posizionarmi all'ultimo messaggio. Questo è l'ultimo messaggio non incriminato, quindi il primo che indovina vince una foto autografata di Fabrizio, che naturalmente vi daremo tra appena la indovinate, e la produrremo in diretta qui su Radio Cigliano. Live. Com'è la diretta radiofonica secondo te rispetto alla registrata? Beh, è bella, è costruttiva, è itinerante. È volitiva. Sono tante. È fantastica. Vabbè, cambio domanda. È emozionante. Cambio domanda. La radio è questo. Senti un po', Fabrizio Vidale quando stacca? Non c'ha da fare la radio, non ha da fare doppiaggio, non ha scritture o film da vedere, da analizzare. Mm-hmm. Com'è Fabrizio Vidale? Che cosa fa? Cosa gli piace fare? Mi piace molto leggere e stare con gli amici principalmente. Tanti amici. Ti piace? Sei compagnone tu? Sì. Ti piace? Mi piace stare insieme, condividere, è la cosa principale secondo me. Sei uno che viaggia? Non tantissimo, però mi piace molto viaggiare. Ti piace viaggiare? Sì, e mete, facciamo una meta estiva e una meta invernale. Una meta estiva preferisci mare, montagna, campagna? Mare. Sicuramente mare, anche se adoro la montagna.
E invernale la adoro la montagna d'inverno. E ti piace anche capitare, cioè sei uno che cammina, che gira, che vede capitali europee, posti strani, esotici? Beh no, questo non mi capita spesso. Però io credo che se uno sta con delle persone ci sta bene, può stare ovunque. Quindi credo che prediligo stare con delle persone che, alle quali sono affezionato, con le quali mi piace condividere delle cose vicine, delle intime, cose vicine, sì, e quindi posso stare a Roma come posso stare a Vienna, a Praga, a Monte Rotondo. Quindi il viaggio è sempre con gli amici. Il viaggio è sempre con gli amici. Possibilmente. Beh, sì, insomma, è più bello. È più bello, ci si diverte. È più ricco, assolutamente. Senti un po', intanto l'hanno beccato. Ti dico solo che l'hanno beccato. Ah, ecco, sì. È stato già beccato. Ma poi continuate a mandargli i vostri le vostre soluzioni al 328-7948-796 perché vi leggeremo. E invece sei appassionato di cucina tu? Io cucino. Cucini? Mi piace cucinare, non sono un appassionato nel senso che non sono un ricercatore. Lascio questo al mio grande amico Fabrizio Manfredi, che è un grande cuoco, un grande sommelier, un grande amatore in tutti i sensi della vita, del gusto, del palato, di tutto. E quindi spesso mi faccio invitare a casa sua a farmi cucinare qualcosa della di roba buono. Strana, diciamo. Beh, particolare. Sì, lui è bravo, gli piace cucinare. Ma quindi Novel Cuisine o trattoria? No, trattoria. Tutta la vita? Tutta la vita trattoria. Novel Cuisine proprio no. No, che danno quella sporcatura di piatto che dici. Con una sventagliata di amore. Ma questi cazzi. Mi porti una matriciana per piacere. Senti, dolce o salato? Salato. E primi o secondi? Tutte e due. Ah sì, non c'è un... No, tutte e due. E se viene un amico a casa tua, un amico a cui tieni e devi preparargli, visto che sei cucinatore, che cucini, un piatto, il tuo best seller, diciamo, qual è? Ma un piatto forte, le polpette al sugo. Buone. Quelle me le devi fare, devi invitare perché io là sono veramente... Con le tue figlie. Sì, assolutamente e tua moglie. Allora, il mio sito che Alessio conosce, ben conosce, oddio, non me lo ricordo mai Giuseppe, non me lo ricordo mai, giornaliste.com, non me lo ricordo mai, scrivimelo, ti prego. Ha intervistato poche settimane fa Roberta De Roberto che ha parlato davvero col cuore in mano di Laura. E come fai a non parlare col cuore in mano di Laura? Quanto i turni, io, te, Laura e gli altri. Beh, veramente, sì. Io me li ricordo, quelli che abbiamo fatto, insomma, veramente... Personalità... Super. Fantastica, veramente. Simpatica, sì. Intelligente... Allora, molto talentuosa. Vediamo qualche altra cosa. Ricordo di Battlestar, l'abbiamo detto. Questa credo che sia impossibile. Ti ricordi qualche pezzo di Dolce Remy? No, come si mamma! Fa? una qualsiasi frase disperata. Capi! Una qualsiasi frase non disperata. Nonno Vitali! Quella è una cosa che era sconvolgente, nel senso gli è successo di tutto a sto povero Remy. Ma infatti non si sa come gli è venuto in mente a questi di mandare nel 78-79 Remy. Ai bambini, il pomeriggio ai bambini. Poi fra le altre cose Remy fu il primo cartone animato visibile da casa con gli occhialini in 3D. Sì, ce l'avevo, li davano su Sorrisi e Canzoni bravissimo, TV. Bravissimo, e devo dire che era vero perché anche io lo comprai e c'erano tutti questi alberi che venivano in 3D. Sembrava, chiaramente era un 3D artificioso. Sì, dell'epoca. Sì. Però è stato il primo cartone animato a essere trasmesso in questa modalità. Beh, era una bella cosa, per noi era come il futuro, no? Veramente. Certo, non potevamo immaginare queste cose così. Assolutamente. Adesso veramente quasi c'è la realtà virtuale. Sì, ormai fanno ho delle letto cose... che hanno fatto un primo esperimento di teletrasporto. Sono riusciti a trasportare una molecola, non so cosa. Su un satellite. Ma hanno finito un film, credo che abbiano ricostruito l'attore che era morto durante le riprese e abbiano finito le scene con una ricostruzione. Cosa che già succede spesso, insomma, già dal Corvo sono andati Quindi voglio dire, stiamo facendo delle cose, tra un po' ci sostituiranno pure a noi e faranno, che ne so, una voce tutta computerizzata con le nostre voci che sono state campionate. Ci hanno materiale per campionarci, a voglia, ce n'è tanto, a voglia. Infatti veramente. Ancora ci fanno fare i provini, non si capisce perché, insomma. Sì, infatti no. Ma... possiamo aprire polemiche? No. Assolutamente. Per carità di Dio. Intanto che stanno arrivando le risposte, ma è stato già indovinata, adesso diamo anche conto, rapidamente, polemica doppiaggio sottotitoli.
In che senso? Chi dice che si deve lasciare in originale perché snaturiamo l'opera, e chi dice che invece il sottotitolo ci fa capire meglio perché senti la voce dell'attore, chi invece apprezza il doppiaggio. Ma io non capisco perché parlarne. Ormai uno può scegliere, basta un tasto e uno sceglie se guardarlo in originale, con i sottotitoli, se vederlo in un'altra lingua. Addirittura Netflix ti permette di vederlo in 30 lingue, 35 differenti. Lingue, sì. Sì, anche in thailandese credo. Sì, quindi ognuno veramente può fare ciò che vuole, assolutamente. Allora, questo è il selfie di Non Si Firma. Un abbraccio a Fabrizio e grazie per averci deliziato con la sua voce da Joe e Kira. Lo mandiamo in onda, Joe e Kira, che devo rimpicciolirlo un po' perché le foto sono a volte enormi. Eccola qua. Joe e Kira hanno detto che il doppiaggio era tratto da Prisoners e invece no, non era quello. No. Quindi, anche però, se mandiamo, è un bellissimo film. È un bellissimo film. Sì. Mandiamo comunque in onda il selfie, il controselfie, perché merita. Grazie mille. Andiamo a sbirciare ancora che cosa avete scritto. È stato indovinato da Rudy, è stato indovinato da Giuliana. È stato indovinato. No, vabbè. Oddio. Te l'hanno messa, l'hanno beccata, eh? No, vabbè. Tu ti rendi conto che cosa abbiamo fatto, Fabrizio? No, vabbè, ma mica vorrei mettere in onda sta cosa. Intanto l'ho già messa un'altra volta, oddio, quindi si può fare. Cioè, la nostra faccia, secondo me, esprimeva veramente. Dopo lavoro delle ferrovie dello Stato. No, vabbè. Tu ti ricordi la storia di quell'ombrello? Sì, sì, sì. Che era l'ombrello del pastore. Sì, e tu hai detto: sì, senti, dammi una cosa da tenere in mano. Perché sì, io avevo sta verga bianca. Sì, e tu dici: io che tengo in mano? E ti sei fatto dare questo ombrello. Sì, 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 sì. Veramente abbiamo fatto milioni di scatti bellissimi, vicini, lontani, sì, così, sì, sì. E hanno messo sta pecorata. Tu sembri un ubriacone dell'Appia. No, antica. Io ho proprio la faccia di uno che dice: ma che ci sto a fare qua? Tra l'altro, io quel giorno, ti ricordi che pioveva? Come no? E siamo andati, io arrivai insieme a casa 39 e mezzo di febbre. Ah, sì, il pomeriggio era una mattina, ti ricordi? Una mattina di febbraio. Io sono tornato a casa perché puzzavamo di capra lontano un chilometro, veramente una cosa tremenda. Comunque, a qualche nostro collega è andata peggio. Ah sì? Tu non hai visto i servizi degli altri? Qualcuno? A qualcuno è andata peggio di noi. Questo è forse tra i più assurdi, devo dire la verità. Sì. Tu ricordi come si chiamava il fotografo? Il fotografo no. No, non me lo ricordo nemmeno io. Vabbè, ma voi sicuramente siete più storici di noi. Allora, però Chiara aveva indovinato anche lei. Mentre invece Marianna ha detto Lo Hobbit, il signore Lo Hobbit, non era proprio poi no, il signore degli anelli, mancava un pezzo. Andiamo a vedere, e ha indovinato anche Marco, ma il vincitore del contest di questa sera è Lorenzo. Grande Lorenzo che ha vinto. Allora, adesso io devo fare una operazione che ci vorrà qualche secondo, perché pare tutto semplice, ma invece non è semplice manco per niente. Queste sono le notifiche del video che stiamo facendo adesso. Vabbè, è veramente una marea. Allora, questa è la bella foto che Fabrizio ha portato. Io, prima di fare questa cosa, ve la devo mandare a video, perché la firma si vedrà proprio a video, Fabrizio. Allora, facciamo in questa maniera, vediamo se funziona la prima botta. Questo è culo veramente. Allora, questa è la fotografia che Fabrizio ha portato oggi per il scegli contest. Un colore. Li vedi qua sotto, di questi possibili? Beh, forse questo che c'è un... Questo qua, va bene, cliccalo quindi. Perfetto, già ce l'hai. Già ce l'ho. E Lorenzo, la dedica è a Lorenzo, quindi vai e ti sta dedicando in diretta. Vedrai proprio la firma in diretta sul... non scrive sulla... però. Ma va? Ah no, non è che non scrive, è che c'ha il tratto... quello piccolino. Ecco, ora scrive. Okay. Ora scrive perfettamente. È un po' largo, quindi mantieniti. Vediamo se funziona. Eccola qua. Questa è la foto autografata da Fabrizio Vidale per Lorenzo, e io, Lorenzo, manderò il tuo disegno meraviglioso che hai fatto a Fabrizio in cambio, diciamo. Oggi il vincitore del contest è Lorenzo. Il film era Lo Hobbit, un viaggio inaspettato. E intanto che Fabrizio firma la sua fotografia, io vi do la prova provata del fatto che era Fabrizio Vidale a doppiare questo film. Beh, ma che importanza ha? È tornato. Ha importanza? Voglio saperlo. Come mai sei tornato? So che dubiti di me. Lo so, l'hai sempre fatto.
E hai ragione, penso spesso a casa Baggins. Mi mancano i miei libri. E la mia poltrona, il mio giardino. Vedi, quello è il mio posto. È casa mia. Perciò sono tornato, perché... voi non ce l'avete, una casa. Vi è stata portata via. E voglio aiutarvi a riprendervela se posso. Com'è stato il doppiaggio di questo film, Fabrizio? Bellissimo. Con Francesco Vairano come direzione. Francesco Vairano è stato bello, perché poi comunque abbiamo avuto tutto il tempo per curarlo come si doveva. L'avete fatto come si doveva fare proprio. Sì, sì, sì. È stato un bellissimo, bellissimo lavoro. Uno di quelli che restano, secondo sì, me, vero? Sì, 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 assolutamente sì. E allora, io adesso cercherò di fare... perché pare semplice, ma poi semplice non è. Allora, devo fare un paio di operazioni ancora. E nel frattempo tu intrattieni gradevolmente. I'm dreaming of a white Christmas. Per il tuo Natale, rimani con Radio Cigliano. Senti un po', Fabrizio è anche papà. Sono anche papà. È anche papà. E com'è Fabrizio papà? Hai fatto i compiti? No, non ci credo. No, non ci credo. No, non ci questa credo, è la mamma, credo. È la mamma che sta, gli sta col fiato sul collo. No, credo, questo lo dovrebbero dire loro, ma insomma noi ci divertiamo molto insieme, a casa si ride tanto. Loro insomma sono cresciute con un papà che prende un po' tutti in giro, che scimmiotta un po' la vita, diciamo così. Ho capito. E devo dire che anche loro sono due ragazze leggere. Ma quindi... l'esperienza di papà com'è? Per bellissima, te? Beh, meravigliosa. Dall'inizio, volute, con tanta gioia, con attesa, è stato... tutto, è stata una bella tutto, cosa. Sì, tutto bello. Tutto è un perfetto. Po' un completamento della vita, secondo te? Sì, sicuramente. Sicuramente anche una crescita, una presa di responsabilità, un salto, no? nella responsabilità di ognuno, nei doveri che ognuno di noi ha, insomma, nelle priorità che ognuno di noi ha. Perché finché non ci stanno loro, è chiaro che pensiamo ad altro, a come divertirci, diciamo così. Poi quando arrivano loro ti rendi conto, al momento che te lo danno, no, in mano, sto batuffolo, dice oddio, sì. Adesso io devo pensare a te in tutto e per tutto. Sì, 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 e sì. Quindi insomma è una bella responsabilità, ma insomma noi siamo pronti per le responsabilità. Sì, sì. Non ci spaventano. Non ci spaventano, non ci le spaventano. Responsabilità. Quinto pezzo di Fabrizio. Direi l'otto. Numero 8. Beh, vabbè, questa ci siamo quasi, dai, anche perché ormai il liceo. Questo è liceo. Veramente il liceo. Liceo. Ormai c'è... primo anno del liceo. Ormai c'è il panettone da tutte le parti, veramente. Quindi è un momento proprio. Questo è il primo anno di liceo, quindi ti ricorda sì. Che cosa? Eh beh, il primo anno di liceo, proprio il primo Natale passato con i nuovi compagni. C'era sto gruppo che andava per la maggiore, io che prendevo in giro le mie compagne, noi eravamo due maschi e 20 ragazzi, io ma vabbè. Liceo linguistico. Vabbè, sì, erano tutte femmine, tutte innamorate di questo qua, che io dicevo, guarda che questo... Non si capiva all'epoca. No, non lo sapevo, ancora non era venuto fuori, ma io già avevo capito che questo... gli piaceva il Natale. Poi con quel maglioncino bianco in amore effetti. Però insomma voglio dire, grandissimo cantante, una bellissima voce, e ce l'ascoltiamo. Wham, George Michael, Last Christmas su Radio Cigliano. Questa è la canzone di Natale. Sì. Questa è la insieme canzone. A quella di cosa? Come si chiama? Di Mariah Carey. Di Mariah Carey, sì. Quella è un po' successiva. Questa era la nostra canzone di Natale, sì, veramente. Sì, sì, sì. Degli anni del liceo. Con il video che era accattivante, sì, no? Tutti che facevano festa, st'amore. Un video strano, perché per l'epoca che eravamo abituati a vedere i cantanti che cantavano, non cantavano. Eh no, certo. Facevano il filmetto, sì, facevano sì, il sì, film sì. Di questa, invece questa vacanza. Sulla neve. Sì. L'avresti fatta così tu, eh? Beh, lui l'ha fatta così. Sempre in diretta su Radio Cigliano, in questo momento in diretta solo su Facebook, perché se volete ascoltare Last Christmas degli UM, la potete ascoltare su Radio Cigliano scaricandovi l'applicazione per iOS o Android gratis, la mettete sul vostro telefonino e Radio Cigliano adesso ci sta dopo cena con, ma c'è la rotazione 24 ore al giorno, sempre buona musica, senza interruzioni pubblicitarie. Altamin Rick. Eh sì, quella ci sta. L'ho fatta un po' rapida. L'ho fatta un po' rapida. Pagina Facebook
di Radio Cigliano, pagina YouTube dove iscrivervi e mettere un super like. Bella selezione comunque che mi hai portato, perché è estremamente variegata. Variegata alla Marena. Sì, variegata alla Marena, sì, assolutamente. Non è niente male. Allora, continuiamo a vedere chi ci ha omaggiato della sua faccia, chi ci ha messo la faccia insieme a noi. Madeira fa parte del Portogallo, ecco. Adesso le sappiamo, grazie. Le sappiamo, ma mi sembrava in effetti. Notate i LED rotti del portatile, ma non ci faccio caso, dice Ignazio, e ci segue lo stesso. Io sembro un santone indiano, vero? La voglio mandare per quello, perché... sai ciliano invece che sai baba. Mamma mia, tremendo, sembra veramente grandissimo, grande Ignazio. Mazza, non so, LED rotti sono dei... c'è Land Rover, quindi. Sì, ha avuto uno scontro frontale veramente. Andiamo a prendere altri controselfie. Foto da parte di Saso che ci segue. Ciao Saso. Ciao Saso, grazie per seguirci, veramente. Ciao. Ci piacciono i vostri controselfie, ci piace la vostra partecipazione, ci piace la vostra voglia di esserci. E allora 328-7948-796, siate super social con noi. Social 2.0, ma che dico, 9.0. Ah, un che saluto, bella questa. Bella, un saluto post Halloween o Halloween, come si dice? Non ce lo fanno di Halloween. Maniere. Halloween da Matteo, ecco. Eccola qua, con la sua zucca. Ieri sera ho fatto, che era? No, l'altro ieri sera, il DJ alla festa alla CD del doppiaggio. Com'è andata? Ebbene, però io ai due mi venuto un mal di testa, ho mollato, l'ho accannato e me ne so, non ce ne potevo più. Faceva fresco? Beh, sì. Diciamo che avevo il maglione, il mantello, la camicia e stavo comunque un po' così. Il podcast della serata del DJ set lo troverete tra qualche giorno, perché mo non c'ho tempo, su Radio Cigliano, nella sezione podcast dei DJ set. Andiamo a vedere qualche altra. Gli UM è lunga, non finisce presto. E questa è extended. Questa è un extended, sì, questa l'abbiamo mandata. Giuliana, Marina. L'abbiamo mandata. E le pecore pure. Questa pure. Questa pure. E questa ripassata, no. Il giorno prima di lezione. Un abbraccio da Carpi da parte di Rudy. Grazie per averci mandato anche il tuo controselfie, dizione fonetica, guarda che sta studiando. Hai capito, Rudy? Hai capito? È mica male. C'è stato giù, Sì, c'è stato giù veramente. Grazie per il controselfie. Andiamo a vedere ancora che cosa ci avete. Un abbraccio a due stupendi delinquenti, Bruno Conti. Grazie, Bruno. Ciao, Bruno. Grazie, Bruno. Grazie veramente. Allora, fra un po' produrremo il selfie di giornata che vi manderemo sempre nella vostra casella WhatsApp, come si dice, sul vostro WhatsApp. Senza che stiamo a dirne tante. 328-7948-796 è per mandarlo. Chi doppiava Mark Landers in Holly e Benji? E Vittorio Guerrieri. Infatti l'ha scritto Marco qua sotto. Ah, okay. Com'è stato doppiare il personaggio di Maui nel film Disney Oceania? Anche cantare? Sì. Anche cantare. È stato divertente, molto bello. Il film era molto piacevole, carino. Mi sembra che anche la canzone credo sia stata una delle più scaricate del momento iTunes, sì. Bene, quindi sì. Senti, come ti trovi con Brancucci? L'hai fatta? Sì, con Brancucci. Come sì. Ti trovi? Beh, bene, Ernesto è delizioso. Sì. Anche le figlie, insomma, ci conosciamo da tantissimi anni. Facevamo già le canzoni di Winnie the Pooh, come no, quando io facevo Pimpi. Io adesso, infatti, adesso ho un paio di domande che mi sono tenuto anche quelle, perché immagino che insomma, tu sui cartoni animati prescolari c'hai una bella esperienza, capito? C'è una bella esperienza e voglio farmi raccontare qualcosa. Torniamo in diretta e questi infiniscono più. Sì. Non finiscono più gli UM Last Christmas. Già ci sono i panettoni nel supermercati. Sì, io c'ho tutto lo zucchero a velo qui addosso. Come il Pandoro, shakerato nella busta. Allora, senti, io mi sono tenuto un paio di domande per questo momento clou. Tu hai fatto tanti prescolari, hai fatto Winnie the Pooh. Sì. E hai fatto anche i Teletubbies. Come no? Senti, partiamo dai Teletubbies, perché tu, io mi ricordo durante i Teletubbies. Eravamo un po' schizzati, insomma. Come eravate? Com'è stato? Beh, insomma, è stata una lavorazione abbastanza impegnativa psicologicamente. Diciamo. Forse era la prima che si vedeva veramente, non si erano viste così. Non si erano mai viste così, e poi eravamo tutti e quattro insieme al leggio, quindi è stata una veramente una situazione abbastanza pesante. Chi era che voleva scappare? Ma tutti, principalmente io e Nanni Baldini, perché non ne potevamo più, ma insomma, diciamo che anche mia sorella
Ilaria che faceva Po. Po, sì. Era arrivata anche lei a un certo punto, insomma, della... non ne poteva più. Sì, sì, sì. E poi Rinaldi. E poi Antonella, Rinaldi che faceva Lala. Che faceva Lala. Sì. Tra l'altro, un cartone in cui c'è stata un po' di censura perché il personaggio di Nanni in originale sì, un'icona gay. Era un'icona gay. Australiana, sì, sì, assolutamente sì. È stato un po' censurato. Sì, sì, qui in Italia ancora non si sapeva, è venuto fuori dopo questa cosa. Il Tinky Winky, insomma, era un personaggio. la Tinky Winky, insomma. Senti, ripetere 100 volte la stessa cosa per il personaggio. È da impazzire. È da impazzire, soprattutto se tu lo devi fare 3 volte a settimana per 2 turni al giorno, perché poi erano. Si facevano concentrati? Beh sì, perché erano 120-130 puntate che andavano tutte in onda, una al giorno, quindi comunque le dovevamo fare. E abbiamo fatto 2 mesi della nostra vita al pomeriggio, a 3 volte a settimana, a ripetere lo cappello, 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 lo cappello. Senti, ma le tue figlie l'hai mai fatto vedere? E avevo giurato di no, poi... No, perché? Poi una volta che non c'ero è scappato il VHS e... sono tornato che era guarda. No, che bello! Oddio, no, pure a casa! La miseria! Senti, invece Winnie the Pooh. Winnie the Pooh è stato bello, è stato divertente perché comunque lo facevamo tutti insieme, anche quello perché è legato a un tempo abbastanza passato, perché si parla degli anni 2000. Sì. Fine 90, 2000, e quindi eravamo io, Luca Biagini, Valerio Ruggeri che faceva Tappo, che adesso non c'è più. E poi c'era Marco Bresciani. Marco Bresciani che faceva Winnie the Pooh, io facevo Pimpi. E quindi, insomma, è stata una lavorazione anche quella con molto affetto, legato anche a Roberto Del Giudice, perché le ultime 2 serie le diresse poi Roberto, lui. Sì, che sostituì Leslie La Penna che doveva dirigere altro. E no, bello, poi devo dire che erano un centinaio di puntate dove c'erano un paio di canzoni ogni episodio. Quindi è un rapporto con Ernesto Brancucci, che è il, diciamo, il quotidiano maestro. Praticamente, beh sì, è abbastanza settimanale, sì. Sicuramente, dove andavamo tutti a cantare queste canzoni e dove è nata una bella amicizia, una stima reciproca, e quindi grande piacere quando lavoro insieme a loro. Fabrizio, cosa ricordi del doppiaggio di American Horror Story? American Horror Story l'ho fatto con un mio grande amico che è Giorgio Borghetti, che era il direttore di doppiaggio, e quindi insomma sempre a casa, perché quando tu vai a lavorare con degli amici, con persone che conosci da sempre, non è vai come stare nel proprio salotto. Beh, quasi, sì, no? Non vai al lavoro. Poi certo. Questo non vuol dire che uno non faccia le cose con grandissima professionalità, anzi, io, almeno io, per quello che mi riguarda, quando sto con un amico cerco di dare il massimo, perché il fatto che noi si abbia un rapporto non deve assolutamente pregiudicare la qualità del lavoro. Assolutamente no. Però è meglio ridere mentre si lavora. Ma che scherzi, no? Viene molto meglio il lavoro quando c'è un ambiente rilassato, di amicizia, non c'è competizione. È ancora per te, perché forse da ragazzini, un po' per me da ragazzini era un gioco. Io non so se la vivevi come un gioco da ragazzino. Come no, assolutamente. Ed è ancora sì. Un gioco. Sì. Cioè, il gioco fa parte del lavoro. Sì, 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 assolutamente sì. È necessario giocare. Assolutamente. Come sì. Gli inglesi che dicono play, sia per giocare, sì, che per recitare, certo. No, la stessa cosa. È assolutamente così. Io tuttora, ovunque vada, ci si prende tutti in giro, si gioca, si ride, si scherza, ma anche perché a maggior ragione di questi tempi, dove il nostro lavoro si è intensificato a livello di mole così tanto, se ce levi anche lo scherzo è finita. Non ci abbiamo valvole di sfogo, allora lì scatta l'omicidio. Lì veramente diventiamo killer seriali, Siamo guarda, anche sulla telecamera. Beh, larga, guarda che bello. Sul pannello. Sul pannello, siamo lassù. Allora, senti, dammi un altro pezzo, che ne mancano ancora 3 e allora, li voglio sentire tutti. Guarda, ti do il 4. Oh, questa sai che era tanto tempo che non la sentivo. Questa è una delle canzoni che io sentivo tantissimo all'epoca, anch'io. Perché era veramente eccezionale. Poi un po' di tempo, anche in radio, non l'ho messa molte volte. Però questo è un pezzo con un duetto inedito e spettacolare. Bello. Sì, ma poi con un'armonia, con un sound, con un ritmo veramente leggero, ecco. Leggero, bravo. Se dovessi rendere un aggettivo per questa canzone è proprio una canzone di musica leggera. E questa che cosa ti porta? Perché l'hai portata? Questa mi porta a Domenica Inn. Prima ti ho raccontato che facevamo quegli sceneggiati. Come no? E questa era la sigla di Domenica Inn. Immancabile, quindi. Sì. E allora andiamocela a sentire subito in diretta su Radio Cigliano. Si sono fatte le 11, loro sono Paul McCartney e Stevie Wonder, e questa è Ebony and Ivory. Bella, grandissima. Grandissimo pezzo.
quando Paul McCartney ha fatto i duetti con Stevie Wonder, con Michael Jackson, quello anni 80, questa è proprio, vediamo un po' se dico cazzate, 82 esattamente, nell'82 faceva anche il duetto con Michael Jackson, era appena uscito Thriller, sì, e aveva fatto 666. Veramente grande, sì. Tu sei più Beatles o Rolling Stones? Più Beatles. Sì. E li hai scoperti, li hai vissuti? No, li hai... vissuti no, li ho scoperti. No, vissuti nel senso che li sei vissuti dentro quando li hai scoperti. Credo che abbiano fatto delle canzoni che erano avanti, sì. Perché tuttora se tu senti i testi, con tutto che loro, per esempio, mi sono visto tempo fa il film di Ron Howard, sì, che non avevo ancora visto. E loro raccontano che scrivevano queste canzoni in mezz'ora dopo che avevano fatto un concerto, stanchi, fatti, morti, strafatti probabilmente. Sì, quindi sì, arrivavano perché dormivano insieme nella stessa stanza Lennon e McCartney, si mettevano lì prima di dormire, tiravano fuori due cose e venivano fuori canzoni tipo, che ne so, Let It Be. Sì, capito? Let It Be. Michelle. Quindi tu dici, ma questi dentro avevano qualcosa, avevano veramente qualcosa, sì, sì, veramente grandi, anche inconsapevole probabilmente, perché che te devo dire, se no ma certo non erano guidati, non erano veicolati, si veicolavano tra di loro, sì, grandi, sì, poi anche nella carriera solista, però devo dire che i pezzi dei Beatles, beh, sono più pesanti, poi certo anche Imagine, Michael, John anche Lennon, McCartney è riuscito a fare dei pezzi, sì, importanti come lo stesso John Lennon, ma anche Ringo Starr, George Harrison ha fatto due o tre pezzi che sono rimasti, che sono, sì, ordinari. Quindi diciamo che tutti e tre, forse Ringo Starr è quello meno, sì, però tutti e tre hanno dimostrato di avere talento, di avere... E invece con la musica leggera italiana come te la cavi tu? Tu sei un sanremese, per esempio, guardi Sanremo? Ma io lo guardo perché mi piace vedere le persone che cantano dal vivo, più che altro per quello, non per la gara, perché la gara, ho sempre odiato le gare, ma che vuol dire, se uno fa il cantante per professione perché deve andare a fare la gara, è un po' come noi quando dobbiamo andare a fare i provini, perché dobbiamo farli, cioè, certo, voglio dire, tu c'è veramente oggi come oggi veramente apri un portale e c'hai tutto il nostro lavoro a portata di mano, quindi veramente a far perdere tempo alla gente, a noi, alle società, a tutti. Questo è Bruno Conti. Beh, Bruno, sei fantastico. Questo è Bruno Conti. Ma è Bruno Conti adesso? Sì, certo. Ah. Perché lui c'ha l'Elisir. C'è l'Elisir. Sta tornando indietro. È come il film quello con Brad Pitt. Esattamente. Non me lo ricordo, però era bellissimo. Grazie, Bruno. Ciao, grazie, Bruno. Grazie di questa testimonianza. 328-7948-796 continuano ad arrivare. Adesso, come ogni giovedì, presenti Baci, Eugenia e Fabrizio, che ci mandano il loro... un po' sgranato, ma lo rimpiccioliamo in maniera che venga bene. Contro selfie, bellissimo, grazie. È la testimonianza che vogliamo qui a Radio Cigliano. Ci piace testimoniarci e testimoniarvi. Quindi mandateci i vostri contro selfie 328-7948-796. Siete tantissimi. Il selfie di giornata lo produciamo nel prossimo Fuori Onda e ve lo manderò però dopo la trasmissione, perché non ce la faccio. Torniamo in diretta. Gran duetto di One Shot, una volta soltanto, sì, però quante ne avrebbero potute fare insieme? Vabbè, meraviglioso. Che salutiamo Cristian Murgia, che Cristian! È un grande fonico, ciao, nostro collega che ci sta seguendo, un grande abbraccio, Cristian. Grande, veramente. Bartok il Magnifico, ricordi? Bartok il Magnifico mi ricordo intanto il film doppiato con Fiorello di Anastasia, tanti anni fa, insieme a Renzo Stacchi che faceva il direttore, ed è stato il primo doppiaggio di Rosario. E niente, mi ricordo, è stata una cosa divertente e mi ricordo una grande emozione, perché andammo alla prima del film all'Odeon, ancora me lo ricordo, e iniziò questo film con tutti i titoli iniziali, e la cosa bella che è capitata, credo soltanto quella volta, che su ogni personaggio animato vicino c'era il nome grande del doppiatore all'inizio sui titoli di testa, certo, cosa che dovrebbe essere data per scontata, sì, giusto? Sì, dovrebbe essere data perché, per scontata, e poi che nella versione originale l'ha fatto, che ne so, Dustin Hoffman, sì, che ce frega, sì, non lo sentiamo, certo, quella è persa completamente, certo. Quindi dovrebbe invece a noi non ce più... li mettono neanche alla fine, ormai no, li mettono infatti proprio Netflix, credo che non li metta poi nei cartelli dopo l'arabo e l'aramaico, sì, eh? Poi credo che faccia tutta una cosa con tutte le lingue, sì, quindi sì, cartelli finali dopo che già sono passati 25 minuti di titoli di coda, e qui parliamo di Netflix. Invece al cinema ancora peggio, che a volte spengono, o veramente ormai siamo oltre l'ultimo carrettiere
è vergognoso. L'ultimo best boy che è veramente vergognoso. È vergognoso. E sì, la cosa vergognosa perché? Perché questa gente, grazie a noi, guadagna milioni di euro. E abbiamo detto qualcosa di, secondo me, corretto, anche perché è semplicemente, non chiediamo, la battaglia per i nostri nomi nei titoli di testa è stata persa 50 anni fa e basta, però noi dovremmo avere i titoli, i nostri nomi in testa ai titoli di coda per contratto, certo, ok, certo. E non è semplicemente uno per così, per farci vedere o per, perché abbiamo lavorato, certo. No, ma poi più che altro tu, le persone che vedono il film lo vedono grazie al doppiaggio italiano, e quindi perché non neanche omaggiare, perché non come riconoscere riconoscimento della nostra professionalità. Anzi, dovrebbero essere contenti i clienti, perché hanno delle persone di un'alta professionalità che rendono possibile un guadagno che altrimenti non avrebbero. Sì, non ce l'avrebbero. Ricordiamoci che, come abbiamo detto, il sondaggio che è stato fatto adesso, l'84% degli italiani segue le cose doppiate in italiano, non segue né le cose originali né con i sottotitoli. E quindi dovremmo tenerne conto tutti quanti. Sì. Ciao ragazzi, siete forti, dice Davide Marzi. Ciao Davide. Ciao Davide. E Daddy dice ciao Fabrizio. Daddy Regoli. Ah, come no. Ciao Daddy. Alessio hai portato un grande, dice Paride, grazie a voi che siete qui, ma grazie soprattutto a Fabrizio che è venuto. Sasha, Fabrizio, voglio fare a te e a tutto il cast di doppiaggio di The Originals un grandissimo complimento e dire avanti così, grazie per tutte le emozioni che date. Grazie a te. E ne avete già parlato della bellissima voce della mamma di Fabrizio, e che bravissima attrice, stupenda davvero, l'abbiamo detto proprio. Qui ci sono giustamente, d'altronde il tuo Facebook è certo, utilizzato, certo. Strautilizzato. Ciao Sara, amore. E la mamma di Fabrizio veramente ne ha fatti tanti, io ho lavorato, è stata una delle prime direttrici con cui ho lavorato tanti anni fa, si chiamava ancora quella via alla Carfilm o alla Cinitalia, che non si chiamava Carfilm, si chiamava prima, si chiama Dragon Film, come no. Senti un po', ma le varie sfaccettature dell'essere doppiatore, cioè i vari ruoli, c'è il doppiatore ma c'è poi il dialoghista e poi c'è il direttore di doppiaggio, sì. Tu con questi altri due ruoli come sei messo personalmente, cioè ti va di provarci, non ti va di provarci, ci hai provato? Io ho diretto delle serie, sì. Ho diretto delle serie e devo dire che io ancora preferisco stare in prima linea, nel senso in prima linea, non perché il direttore non sia in prima linea. Anzi, ma sta proprio in prima linea, sì, il direttore, sì, sotto il fuoco dei cecchini. Sì, ecco, però sì. È un altro fuoco il suo. È un altro fuoco, sì. E noi siamo in prima linea sotto il fuoco del doppiaggio, del render, del microfono, sì. E ancora io preferisco stare lì, mi piace la performance, mi piace trovare una chiave per rendere un attore, per rendere un carattere, trovare una voce per un cartone animato, ancora mi piace questo. Ma a te capita mai di essere diciamo non in contrasto, ma forse in disaccordo con l'interpretazione del direttore di doppiaggio? Sì. Ti può capitare, può capitare. Capitare. E in quel caso tu come ti poni? Ma sai, ormai, come abbiamo già detto, abbiamo tutti una grande stima l'uno dell'altro. Io dico la mia, e se vedo che di là viene recepita in parte, o troviamo un punto di accordo, certo. O se no, se vedo che c'è un'ottusità, io faccio quello che mi viene richiesto. Ok, quindi sei comunque... Comunque il direttore ci mette, perché il direttore ci mette la sua conoscenza e quindi la sua firma, è come il regista del film, certo. Certo, ovviamente. Io posso dire la mia opinione, quindi magari, e tante volte devo dire, la maggior parte delle volte è condivisa, o comunque se non è condivisa del tutto troviamo insieme un punto che possa farci trovare d'accordo entrambi. Se no, se vedo che è proprio una cosa rigida, no, è così, per carità di Dio, io sono pagato per fare quello che mi viene chiesto. Bravissimo. Il questionario di Proust, siamo arrivati al questionario di Proust anche per Fabrizio Vidale. Brevemente, Proust fu stuzzicato da una sua amica, che non si capisce se la voleva circuire o levarsela di torno, che a un certo punto aveva trovato su un libro inglese delle domande, gliele fece, lui da giovane diede delle risposte, riprese questo questionario anni dopo, lo rimaneggiò ma leggermente e diede delle risposte completamente diverse, perché era cresciuto e quindi certo, la sua sensibilità,
o forse si era levato dalle scatole la ragazzina, e quindi la sua sensibilità era cambiata. Io l'ho un po' modificato, e ti faccio adesso le 15 domande che sono proprio botta e risposta, per capire, per avere un'interazione anche di comprendere a fondo Fabrizio. Botta e risposta Vidale vuol dire che non ci devo pensare o posso rifletterci un attimo? Meno ci pensi meglio è, però comunque non articolate, non una risposta articolata. Vabbè, una risposta sensata. Sensata, ma il più veloce possibile. Perfetto. Allora, il tratto principale del tuo carattere? La simpatia. Il tuo principale difetto? Dico sempre la verità. La qualità che vorresti avere? La dolcezza. La cosa che più ti piace fare al mondo? Stare con gli amici. Cosa detesti più di tutto? L'ignoranza. La qualità che apprezzi in un uomo maschio? La simpatia. La qualità che apprezzi di più in una donna? Il sex appeal. Cosa ami di più nei tuoi amici? L'allegria, la voglia di stare insieme. Il tuo eroe nella vita reale? Questa è tosta. Questa ci spiegano tutti. Il mio eroe nella vita reale, San Francesco d'Assisi. Il tuo motto? Trenda la bocca, cinguenda l'amore. Scusate, devo essere serio, ma non ce la faccio con Fabrizio, non ce la faccio, grandissimo. Il tuo motto. Cazzo. Lo sai, Proust. Proust. Vabbè. Hai capito, la recherche, grazie al cazzo, è recherche. Allora, il tuo sogno di felicità? Il mio sogno di felicità è vivere in armonia con la mia famiglia. Quale sarebbe per te la più grande disgrazia? Rimanere quello che sono. Non cambiare mai, vero? Non evolvere. Come stai oggi? Benissimo. Quel che vorresti essere? Sono quello che voglio essere. Come vorresti morire? Con gli amici vicino. Amici è proprio una costante della vita tua. E questo è il questionario di Proust, grande Fabrizio Vidale, in diretta su Radio Cigliano quando si sono fatte le 23:15. Oggi è il 2 novembre. Auguri ancora a Paolo Maiano, ma è una bella giornata. Sta cena fuori? Sì, immagino di sì, non ci sta guardando. Ma immagino che siamo grandissimo Valerio Ruggeri, tra l'altro, ricorda Marco. Sì, sì. Ciao Fabio Manganaro, un abbraccio. Siete in diretta su Radio Cigliano dopo cena con Fabrizio Vidale e adesso andiamo col settimo pezzo di Fabrizio. Allora, il settimo pezzo. A questo punto direi il 2. Il 2, sì. Bella pure questa. Sì. Noi abbiamo dei gusti molto simili, Fabrizio. Sì. Sì, devo dire di sì. Negli anni 80 devo dire che ascoltavamo la stessa musica, ma anche adesso, insomma, sì, con grande piacere. Sì, sì, questo è un pezzo allegrissimo, sì, e divertentissimo. Perché allora, l'hai scelto? Mi ricorda una bellissima vacanza che ho fatto al Ciocco, ragazzi, quando facevo tennis. E perché facevo parte di una squadra di tennis e un'estate andammo a fare un torneo in questa struttura molto bella vicino Lucca, che è appunto il Ciocco Ragazzi, dove principalmente si insegna, si pratica, si fanno tornei di tennis, e la sera poi ce ne andavamo tutti in discoteca a ballare, e principalmente la sera mettevano una delle canzoni che mettevano sempre, che ci faceva divertire, era questa qui. E allora ascoltiamocela in diretta su Radio Cigliano 23:15. Boy George, ma conferma Culture Club. Questa è Karma Chameleon in diretta su Radio Cigliano. Bella, bella. Questo è un peccato abbassarla per voi di Facebook. La potete ascoltare bella, pulita, senza nessuna parlata sopra, su l'app Radio Cigliano che trovate su i vostri gestori di app. Scaricatevela. Ciao Eleonora De Angelis. Eleonora De Angelis, abbraccio. Ciao. C'è anche Antonella Argenti. Ciao Antonella. Ciao. Allora, grandissimi gusti musicali, vedi? Sei condivisa la tua scelta. Ho conosciuto Fabrizio a Lucca Comics, persona umile e disponibile, un saluto. Sei umile? Grazie, sono umido. Oddio, non si suda tanto stasera, no, qua però. Ma non lo so, io sono così, insomma, non penso di essere mai stato un montato, anche forse perché avendo iniziato da bambino per me è tutto molto normale. È vero, sì. Quindi non... Sarebbe normale il contrario, sì, se non ci fosse. Sì, vero? Sì, per me fa parte di me. Senti un po', ma iniziare da bambino, tanti me lo chiedono, è un vantaggio, uno svantaggio, è una figata, è perdere, come dicono alcuni nostri colleghi, i pomeriggi nel parco?
Beh, oggi perdere i pomeriggi come li perdono i nostri ragazzi su, sul computer, forse è meglio andare a fare doppiaggio. All'epoca però noi andavamo a giocare a calcetto, sì, ma io devo dire che io ho sempre fatto quello che ho voluto, nel senso che mia mamma non mi ha mai spinto a lavorare, insomma, sono sempre stato io che ho spinto per fare le cose che ho fatto. Anzi, per lei giustamente prima doveva venire lo studio, la scuola, quindi ricordiamo sì. A tutti che tutti quanti noi ci portavamo i compiti al turno, sempre, tutti. Sempre sui divanetti del turno, sempre, tutti quanti a fare sempre. I compiti assolutamente sì, non è che non studiavamo sì. No. Io però mi ricordo che al liceo, al primo liceo, purtroppo la mia insegnante di italiano venne a sapere che io lavoravo. E niente, io potevo fare qualsiasi cosa, potevo studiare il libro a memoria, dirglielo in 7 lingue differenti, ma lei 5 mi metteva. Sai che anche la mia? Perché lavoravo, quindi era impossibile che io studiassi. Anche per la lei. Mia, anche la mia faceva la stessa cosa. Ah, certo. E vabbè, non era. Anche perché oggi se uno va a dire faccio il doppiatore, lo sanno tutti. All'epoca non lo sapeva nessuno, non capivano. I miei compagni di scuola. Infatti lo venivano a sapere dopo un po'. Sì, ma dopo un bel po'. Dopo io un bel po'. Lo dissi a un amico mio che veniva a casa mia e che quindi sentì un doppiatore. Piaggio mio, e questo andò a dirlo a tutti quanti. Si rimorchiava un po', però sì, i cinque fioccavano. Sì. Lei era proprio molto, molto rigida. Non ammetteva, diciamo, era impossibile che io il pomeriggio potessi studiare. Quindi, anche se io andavo bene, per lei era 5. E poi noi studiavamo veramente pomeriggio ai turni, la sera a casa. Prima andare a dormire, certo. Però io mi ricordo che non era nemmeno così carica il programma scolastico rispetto a quello che. E oggi quello delle mie figlie, per esempio. È tantissimo, sì. Ma io no. Tu le segui nei compiti? Beh, nelle non cose. Io perché sto fuori tutto il giorno, ma insomma, mia moglie che sta molto appresso, devo Impazzisce. Dire. Che, sì, beh, è la follia. Sì. I ragazzi sono carichi come se dovessero andare a fare l'esame alla Luis. Stiamo preparando il selfie di giornata. Ne faccio due. E uno. E due. Evviva, è pronto il selfie di giornata. Se riesco a mandarvelo entro la fine della diretta, bene, altrimenti ve lo mando appena finisce la diretta, perché veramente siete così tanti che se Fabrizio se ne va, cioè tutto mi dice se c'hai da fare vattene, insomma. In diretta su Radio Cigliano, in diretta su Facebook, questo video lo trovate su YouTube, pagina YouTube Radio Cigliano, trovate anche sulla pagina Facebook tutte le indicazioni. Prossimi appuntamenti in diretta su Radio Cigliano sabato, e ve lo dico subito, ci sarà Federica Elmi di M2O che sarà ospite della trasmissione di sabato in diretta con Alessandro Bianconi e Tiziana Guida. Torniamo in diretta. Karma Chameleon, Karma Boy Chameleon. George, veramente una carica dava. Secondo sì. me lui e Cyndi Lauper erano Come quelli no. veramente con più sì. appeal di mettere, facevano sì, scatenare sì. negli anni '80, sì, veramente sì. grandi. Bella energia, assolutamente. Bella energia. Sì. Senti, sei un nostalgico degli anni '80? Sì, soprattutto per la musica, sì. La musica è bella, sì, era bella. Era vero? Bella. E adesso hai mai sentito, che ne so, Bruno Mars, i Jamiroquai, che sì, comunque stanno Bruno cercando Mars di mi piace. Rimettere un. Sì. Un accento anni sì, 80 un punto, nel loro sì, mondo, sì. sì. Bruno Mars mi piace molto, Jamiroquai lo conosco poco, però sì, devo dire che la musica di quei tempi adesso fatico un po' a trovarla, insomma, anche perché poi vedo che con tutti questi talent che ormai stanno in tutto il mondo, diciamo che anche come succede con noi per il doppiaggio, sicuramente succederà anche per i cantanti. E allora come succede per noi del doppiaggio con i talent? Che succede? Ah, beh, con i talent è fantastico. Vorrei saprei avere una tua opinione, un tuo parere. Ma che ti devo dire? Credo che, cioè, avendo sentito anche tanti clienti, che non è che siano anche loro molto d'accordo su questo, ma insomma, devono un po' dare retta al marketing. Che se il marketing ci porta, che ne so, un grandissimo attore, tanto ben di cappello, venga, ma venga. Se mi porti, che ne so, Totti, che in questo caso non è il suo mestiere, o Simona Ventura del momento, o la cantante del momento, insomma... Che magari canta nel film Disney, fa la parte cantata benissimo, sì, però poi la anche parte recitare. Recitata fa ride, insomma. Tanto dire. Mary Poppins e Maria Pia non ha cantato, capito? Quindi si succede. Fatele cantare sempre. La parte, fatele fare la parte cantata, la parte cantata a una sì. cantante, non gli fate doppiare il film. E al calciatore? Al calciatore.
Forza. Perché poi, vabbè, poi di solito succede quando ci sta, che ne so, il film con le macchine arriva Schumacher o arriva Vettel, il film col calcio arrivano tutti Domitilla, Domitilla, l'amico che fa su Sky, no? Aveva doppiato un film della Disney. A volte se ne sono anche pentiti, Speriamo, che ti devo dire? Non è... Anche perché, sì, è marketing, però poi in America li fanno... gente che c'ha, ma certo, assolutamente, perché lì i talent sono Dustin Hoffman, Robert De Niro, cioè non è che dici, sai, l'ha fatto Jack Black, qui da noi tutti gli attori, tutti i talent, per carità, certo. Voglio dire, da noi purtroppo non abbiamo un calibro del genere, o quantomeno nemmeno chiamiamo il corrispettivo italiano, ma chiamiamo proprio uno che non fa questo lavoro, e quindi chiaramente, a parte il direttore che deve fare un lavoro stratosferico mega galattico, non vorrei essere nei suoi panni, per cercare di avere un 1% rispetto a quello che deve arrivare ad avere. Mi ricordo che feci un film, non posso fare nomi, e dove io ero l'unico doppiatore professionista e gli altri erano tutti dei talent, e a un certo punto il cliente mi disse: senti, fammi una cortesia, cerca di farle un pochettino discendere in minore, sì, perché sennò si sente tanto lo stacco. Come gli hai risposto? Dico: certo. certo. Ha detto che facciamo, che sto piatto. Te lo faccio così, papà. Ho preso, faccio così. Quindi che vuoi? Ogni tanto ci viene da ridere, che dobbiamo sì, fare? Sì, ci viene un po' da ridere. Anche poi... perché non credo che la gente oggi come oggi esca da casa, spende 50 euro perché ci sta il Fabio Volo della situazione che doppia qualche cosa, insomma, non credo che sia per quello. E nemmeno che possano risparmiare tanta di quella pubblicità, perché poi la pubblicità la fanno, non è che dici, sai, l'attore noto passa in televisione ogni 2 minuti e ci fa pubblicità al film, no? No. L'attore noto passa una volta in televisione e dice: ho doppiato sto film, punto, insomma. Poi sono loro che invece devono pubblicizzarlo con e la sua voce. E poi esce fuori grosso così il loro nome. Certo. E poi noi in coda, alla coda della coda. Sì, certo. Non solo, poi anche a livello economico, insomma, la coda della coda sì, della infatti, coda. Perché infatti, poi anche quello. C'è anche questo. Perché poi abbiamo dovuto dare i soldi a X e ci stanno per noi. Certo. Anche quello certo. È un... Gatta, Christian Gatta dice: ciao, è leggendario... Tsubasa, l'hai fatto Tsubasa? Tsubasa, oh, dal vostro alieno preferito. Mi sono appena collegato e ritorno da Lucca Comics. Vedi che stanno a Lucca Comics. Ah, ciao. Sicuramente avete parlato di come è diventato Oliver Hutton e cosa è significato per lui. Ne abbiamo parlato, sì, di Jack Black. Jack Black ne abbiamo parlato tanto. Sì. Fabrizio, sei veramente un grande. Allora, Fabrizio c'ha una cosa: che se c'ha dei peli non ce l'ha sulla lingua. No, l'ho tolti tutti. Proprio ha fatto una depilazione, lampada con laser, no? È lo sbiancamento. Lo sbiancamento della lingua. Ci si sbianca tutto adesso, anche la lingua anche è sbiancata. Ultimo pezzo, io so qual è perché è rimasto solo quello. Beh, questo l'ha portato anche mia sorella, sì. E questo ci lega tutti e l'abbiamo tenuto per ultimo, così festeggiamo, visto che ci avviciniamo alla mezzanotte al compleanno di nostra sorella Laura. Auguri e Laura. Lo condividiamo, una canzone che ci lega molto, che ci ha legato a tutti e tre, e quindi l'avete già sentita quando è venuta lei e ci fa sempre molto piacere, l'ascoltiamo con tanto affetto. Questo è un pezzo del 1990 che andiamo a prendere immediatamente. Mi sembrava un live, invece no, non è un live questo, è un disco in studio, ma veramente un incontro di due grandi artisti. Lui è Claudio Baglioni e lei è Mia Martini, e questa, ascoltate che meraviglia, è Stelle di Stelle in diretta su Radio Cigliano. Io sperai di essere... Questa è veramente la vostra famiglia, sì, vero? Sì, possiamo sì. Dire in questa maniera. Questa è una canzone che ci lega molto tutti quanti. Addirittura è capitato qualche volta che io la stessi canticchiando sul motorino e mi chiama Ilaria. Gli dico: sai, stavo cantando, ma lo sai anch'io? Vabbè, proprio è fusione. Sì, assolutamente. Parlando di Fabio Volo, è scandaloso che non sia tu a doppiare Po di Kung Fu Panda, che in originale è doppiato da Jack Black. Ma io ho fatto, l'avrei dovuto doppiare io fino all'ultimo. Abbiamo fatto poi tutti i promo, abbiamo fatto le pubblicità, i pupazzi, abbiamo fatto tutto. Però il marketing poi ha scelto il talent, e nel talent ha scelto la figura di Fabio Volo. Fabio Volo, sì, vabbè. Ripeto, non sono cose che dipendono da noi in nessuna maniera. Assolutamente. Anzi, a volte, come è successo in questo caso, perché è successo anche a me, te le trovi
ti trovi a subirla la cosa. Come anche, no? Assolutamente. Perché? A volte anche il direttore la deve subire. Sì, la deve subire perché tu sei già dato per scontato e certo. Poi invece no, e poi invece ti trovi che non la, che non la puoi fare, più, che non, certo, puoi fare non lo farai tu. Ed è un peccato perché, ripeto, la professionalità degli attori americani in certi casi viene svilita. Io ho sentito anche dei bambini al cinema dire: ma come parla questo? Capito? Sì. Cioè non soltanto, sì, ma non soltanto lui, poi lui è anche una persona molto simpatica, sì, carina, per poi ha fatto anche carino, per carità, non entriamo nel merito della persona, è proprio questa modalità, insomma, mettere persone che non fanno questo lavoro, che non hanno questa capacità, è veramente un azzardo, e poi si sente che è un azzardo perché sì, si rovina veramente un film, insomma. No, abbiamo parlato anche di Holly e Benji, Christian, abbiamo parlato prima. Auguri Laura, un abbraccio forte da Ivan che ricorda tua sorella. E a questo punto Marco dice: io dico grazie di esistere. Vabbè, siete grandi ragazzi. Grazie. Siete grandi perché senza di voi tutto questo non ci sarebbe. Perché noi ci divertiamo comunque a cazzeggiare e a parlare. Sì, però sì, con voi c'ha un plus, c'ha una valenza, certo, maggiore. C'è un feedback che ci dà anche la possibilità. Non hanno smesso di mandarti cuori per tutta la trasmissione. Grazie. Che però figata, il video è bloccato qua, però i cuori vanno lo stesso. I cuori vanno mi piace molto questo. E voi comunque ci state vedendo perché vedo che qui usciamo. Allora, ricordavo gli appuntamenti di Radio Cigliano, poi ti devo dare la sola di giornata adesso. Ah, grazie. Perché c'è una sola di giornata. Ti ringrazio adesso, tanto. Vabbè, vedi, lui la prende con filosofia. Sì. C'è chi, oddio, ho fatto le mani, no? Invece non la prendi con filosofia, mi piace. Sì. Fabrizio, allora Fabrizio è un grande, è un grande. Come dicevo all'inizio, non posso dimenticarmi che uno dei miei primi turni, io ero in fondo alla sala O. Te la ricordi la salotte a Roma? In fondo vuol dire fondo mezzo parecchio. Chilometro e tu stavi sul panchetto e tu stavi sul panchetto perché eravamo ragazzini tutte e due, tu stavi sul panchetto a fare Remy, lo sceneggiato Remy, quindi veramente eccezionale. Torniamo in diretta, l'abbiamo sentita fino alla fine perché meritava veramente, e un po' perché c'eravamo pure distratti. Questa erano Claudio Baglioni e Mia Martini con Stelle di Stelle. In diretta, ultimo pezzo portato da Fabrizio Vidale a dopo cena con di oggi 2 novembre 2017. Allora io inizio a fare un po' di ringraziamenti, inizio a ringraziare tutti voi per essere stati qui con noi, per i tanti selfie e controselfie, grazie Bruno, complimenti Alessio, ma ripeto, i complimenti sono per voi che ci ascoltate e per voi che siete qui e che ci fate venire voglia di fare un po' di radio e di raccontarci. Prossimi appuntamenti di Radio Cigliano li stavo raccontando ma poi mi sono interrotto nei fuori onda. Sabato alle 15 in diretta insieme ad Alessandro Bianconi e Tiziana Guida ci sarà Federica Elmi di M2O ospite a se prima eravamo in due, quindi venite con noi perché tiriamo dentro la Elmi, la facciamo ridere e cazzeggiare insieme a noi, già lo fa tutta la settimana, viene da me e veramente non so come sì, vabbè, sai quando lo fai tutta la settimana e poi pure il sabato, e se non ti manca poi sì, è come quando ti chiedono ma tu sabato doppi? Dipende molto, hai ragione. Giovedì prossimo torniamo in diretta sempre su Radio Cigliano con il prossimo ospite, la prossima ospite non lo saprò, non mi sbottono, non ve lo dice, non ve lo diciamo, dice. Ma lunedì lo saprete seguendo la pagina di Facebook, sarà un altro bell'appuntamento importante. Fabrizio, io vedo che abbiamo, tutti ci dicono buonanotte perché ci siamo allungati, sono le 23:29, abbiamo fatto 2 ore e mezza di diretta, quindi niente male. Ottimo. C'è Paride che dice se mi accetti come amico su Facebook, ma Fabrizio ho mandato via tutti. Fabrizio l'ha detto, su Facebook non ci va mai, sono i suoi mai, figli, quindi è inutile figlia. Che chiedete l'amicizia perché Facebook non lo usa. Uso WhatsApp poco. Invece lo usi? WhatsApp lo uso, sì. Beh, ormai WhatsApp è... Qual è la tua massima espressione dell'elettronica? Mandare una mail col telefonino? No, anche sì, può essere. Si può fare, ci arrivo, fino a lì ci arrivo. Sì. Tu sei un fotografo, ti piace fotografare? No, mia moglie sta sempre con questa macchinetta dell'iPhone a fare le fotografie. Io c'ho la memoria stracolma. C'è tutto pieno? Sì, perché poi noi abbiamo la condivisione famiglia. Sì, pure io, certo, ecco, quindi è tutto stracolma. E qui è tutto pieno, di cazzate. Vabbè, momenti di vita, che ne so, fogli di libri. No, vabbè, quelli ci stanno, è vero. I compiti ci stanno pure qui. I compiti. Già, guarda, noi abbiamo un grande vantaggio che non abbiamo la chat delle mamme su WhatsApp. Qualcuna mi ci ha messo, poi mi sono tolto. Ti sei tolto immediatamente. Sì, perché al lavoro stavo al lavoro. Grazie. Prego. Ma dai.
Sì, perché sono sì, mille messaggi per di niente, capito? Sì, allora, con le lettere, perché con le sillabe non fanno niente queste, probabilmente, capito? Fanno vabbè, a casa, è così. Possibile. Adesso ringrazio. No, non si, noi non possiamo averla, la chat, no, delle non mamme, non si può fare. Io ringrazio Fabrizio Vidale perché è stato veramente, ci eravamo rincorsi da un bel po' di tempo ed è stata veramente una figata. Piacere, vederci. Piacere. Spero che ti sia piaciuta sta baraonda della radio, no? Perché... Beh, questo è un grande, voi perché non vedete tutto qui, ma insomma, è veramente un grande, la passione che ci mette Alessio. Capisco che possa un po' impressionare. No, questo no, impressionare no, però mi fa molto piacere che tu sia riuscito a mettere insieme tutto questo armamentario per dare vita alla tua passione, perché insomma è bello, ti conosco da anni e so quanto che, ci tieni. Sai che sono un entusiasta, sì, sai che sono uno che ci si butta dentro. Io ringrazio Fabrizio Vidale e prima di terminare gli do la sola di giornata. Mi alzo? Mi devo girare? No, va bene, è così. Molto più calma. Grazie. È molto semplice perché nessuno arriva mai alla fine della puntata. Quindi sì, arrivando a quest'ora alle 23:31, Fabrizio Vidale, grazie di essere stato con noi. Chiudi la puntata. Ragazzi, un abbraccio grande, buon Natale e ci vediamo nel prossimo anno. Un bacione. Tu l'avevi visto? No. Che c'era da chiudere la puntata, no, che lo davo, no, te lo giuro. Hai improvvisato. Sì. E allora Fabrizio Vidale è un grande, sappiatelo, è grande e immenso. Io vi ringrazio tutti quanti per la partecipazione. Chiudo prima sulla radio e poi su Facebook come al solito. Appuntamento a sabato con la Federica Elmi e tutta la baraonda. Disse prima, eravamo in due. Grazie per essere stati con noi. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao. E adesso chiudiamo, finisce mai, cioè adesso chiudiamo su Facebook, poi chiudiamo su Amazon, poi chiudiamo il bagno, poi chiudiamo un attimo il gabinetto. Grazie di essere stati con noi, buonanotte a tutti, su YouTube trovate il video, ciao, state bene, siete felici, ciao.